Vi prego di prendere posto, sto iniziando. Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie di essere qui. So che ci sono altri colleghi che ci raggiungeranno dopo, numerosi. Allora, intanto io vi do il benvenuto a questa seconda giornata dell'evento e do inizio alla sessione che riguarda le attuali esperienze di MAS in Italia, in particolare dedicata alle regioni. Regione Provincia Autonoma. Allora, innanzitutto io ho veramente il piacere, perché ci conosciamo da tanti anni, quindi veramente mi fa molto piacere avere qua Paolo Ferrecchi, direttore generale della cura del territorio e dell'ambiente della Regione Emilia Romagna, a cui do immediatamente la parola. Paolo? Sì, vai a far podio per cortesia. Grazie. Non so se qualcuno manda avanti le diapositive. Intanto grazie, grazie, anche per me è con molto piacere oggi sono qui a raccontarvi un po' quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo in Emilia-Romagna. Intanto diciamo, vorrei parlarvi anche dell'organizzazione della nostra gestione del trasporto pubblico che diciamo, ha una peculiarità. Noi abbiamo diciamo, sostanzialmente 4 aziende che operano sul territorio e stiamo cercando peraltro anche di aumentare ancora la dimensione di queste aziende con l'accorpamento di ulteriori aziende fra loro, ma la peculiarità nostra è che abbiamo delle agenzie che gestiscono la mobilità, il governo della mobilità, ne abbiamo una per ogni provincia e una nell'area romagnola delle 3 province. Le vedete colorate che vi dicono come sono organizzati gli ambiti territoriali della gestione della nostra mobilità. E abbiamo diciamo, anche la fortuna di avere una rete di trasporto pubblico ferroviario regionale piuttosto sviluppata, sono quasi 1400 chilometri e diciamo che soprattutto la dorsale centrale della Via Emilia sviluppa la maggior parte di traffico regionale. E qui vedete anche un po' lo sviluppo capillare dei servizi su gomma, perché naturalmente parlare di MAS, dal nostro punto di vista di soggetti che finanziano il trasporto pubblico, no? Presuppone che ci sia un'offerta di mobilità pubblica adeguata. E qui un po' vedete la capillarità con cui si sviluppano i servizi del trasporto pubblico regionale. Prima del Covid, devo dire, eravamo arrivati a portare 350 milioni di persone all'anno. Col Covid abbiamo avuto una riduzione enorme, come tutti. Devo dirvi che in quest'ultimo periodo, dopo i primi 3 o 4 mesi, abbiamo una forte ripresa del trasporto pubblico. Direi che su ferro siamo ritornati alla fase pre-pandemica. E sulla gomma non ancora, però insomma c'è una grossa... Ecco, poi noi risentiamo molto del turismo, perché la Romagna in questo momento... Pensate che ogni sabato e domenica portiamo 80-90 mila persone col treno. E la nostra storia inizia molti anni fa, facemmo il primo travel planner regionale, un travel planner che costò molto ma non ha avuto grande successo perché era un travel planner della regione e non riuscivamo diciamo, a farlo utilizzare in maniera massiva. La svolta l'abbiamo avuta col progetto GIM e questo progetto è stato un progetto che ci ha consentito di attrezzare le flotte e di fare gli AVM regionali, un AVM unico regionale, diciamo che ci ha consentito di concentrare tutte le informazioni sui nostri mezzi, che sono stati attrezzati nel frattempo, oltre 3.300 mezzi, più tutta la parte ferroviaria, in un unico punto. Questa è stata una svolta perché abbiamo omogeneizzato tutto il parco degli AVM, abbiamo nel frattempo anche omogeneizzato tutta la bigliettazione elettronica, progetto Steamer vecchio che si chiama Mi Muovo Oggi, e, un investimento straordinario perché avevamo speso all'epoca più di 40 milioni di euro e questo ci ha consentito poi di fare il passaggio che io ritengo il più forte dal nostro punto di vista, cioè l'evoluzione dal nostro travel planner nel travel planner di Google Maps, sia in forma statica che in forma dinamica, cioè in tempo reale. Oggi noi abbiamo sulle 35.000 fermate la possibilità di avere in tempo reale la possibilità di sapere
quando arriverà l'autobus, sei in orario, sei in ritardo. E questo è stato già un primo passaggio molto importante. E dopodiché c'è stata una seconda evoluzione, no? Che è stata quella di passare dalla bigliettazione elettronica con il contactless al progetto Roger, che con questa applicazione, forse ne avete parlato anche ieri, diciamo è stata una grande evoluzione. Adesso una delle ultime politiche che abbiamo fatto è stata quella di dare gli abbonamenti gratuiti non soltanto agli abbonati ferroviari o su gomma extraurbana che hanno l'ultimo miglio diciamo integrato, ma abbiamo fatto un'operazione su 200.000 studenti, 150.000 ragazzi delle elementari e delle medie hanno avuto l'abbonamento gratuito, prima lo faceva solo il Comune di Bologna, poi noi l'abbiamo fatto come regione a livello regionale e abbiamo caricato tutte le tessere direttamente su Roger, quindi senza dematerializzando tutto e quindi avendo la possibilità di circolare senza andare in biglietteria. E poi abbiamo fatto l'ultimo pezzo, gli abbonamenti, questa volta con ISEE, alle superiori, per tutti i nostri studenti che avevano un reddito inferiore a 30.000 euro. Complessivamente questa manovra ha portato a 200.000 abbonati, che saranno ripetuti nel tempo, e abbiamo utilizzato la piattaforma Roger per utilizzarla. E devo dirvi anche che durante la pandemia Roger l'abbiamo anche utilizzato per dare i coefficienti di carico nei mezzi. Quindi uno alla fermata, oltre a sapere diciamo, quando arrivava al mezzo, poteva anche sapere se il mezzo era pieno o se il mezzo poteva avere spazio rispetto al coefficiente di riempimento. Direi che è stato interessante, ieri sera poi a cena abbiamo avuto anche altre esperienze durante il Covid interessanti di utilizzo di piattaforme, noi l'abbiamo fatto in questo senso proprio perché c'è stato un momento di grande difficoltà con potenzialmente enormi dei servizi e grande difficoltà a portarla a poca gente. E adesso stiamo lavorando anche con le altre regioni del bacino padano, noi abbiamo questa purtroppo situazione pesante sull'inquinamento atmosferico in Emilia-Romagna, quindi abbiamo sviluppato un progetto che si chiama Prepare con tutte le regioni del bacino padano e con queste regioni stiamo lavorando per tentare di o fare un travel planner, cosa che diciamo non è molto facile perché evolvere ulteriormente non è facile, ma comunque arrivare alla definizione di una concentrazione di dati con standard diciamo nazionali. E qui c'è un po' l'architettura che abbiamo utilizzato, e in questa platea credo che sia abbastanza scontata, però nella mia introduzione volevo rappresentarvi il fatto che fare dei MAS presuppone avere diciamo, un'offerta di trasporto pubblico adeguata e un'infrastrutturazione che poi nel tempo si dimostra funzionale a fare tutte le evoluzioni possibili. E queste sono un po' anche le caratteristiche che stiamo portando avanti nel Roger. E naturalmente oltre al trasporto pubblico c'è anche la possibilità di pagare la sosta, abbiamo inserito anche la possibilità di avere dei voucher per i taxi all'interno sempre dello stesso sistema. E siamo in una fase in cui dovremo però rinnovare un po' tutta la tecnologia, perché ecco, questa è una cosa che un po' preoccupa, la tecnologia è ottima, ma ha dei tempi di rinnovo molto, molto, molto rapidi. Qui c'è anche rappresentata l'ultima attività che abbiamo svolto, in tutte le città dell'Emilia-Romagna è possibile pagare anche il biglietto con la carta di credito. Questa è stata una cosa molto importante perché negli ultimi anni non soltanto la costa ha aumentato molto il turismo e quindi diciamo il turista non è che è in mano Roger o è in mano il Mi Muovo, ha la carta di credito e quindi per poter utilizzare il trasporto pubblico questa è certamente una facilitazione. Sull'integrazione tarifaria vi ho già detto, qui ci sono i 145 più 55.000 studenti di cui vi parlavo, ecco, non vi ho detto l'impatto economico, è stata una scelta politica molto molto forte perché solo la parte di abbonamenti supera i 20 milioni all'anno, pensate che noi spendiamo per il trasporto pubblico 450 milioni di euro come regione,
Quindi l'impatto è stato una scelta politica molto molto forte. Poi in questi giorni stiamo leggendo della Germania che fa gli abbonamenti estivi a 9 euro, però ricordiamoci che quelli sono ancora coperti dalla copertura tarifaria Covid, che in Italia non c'è più in questo momento, cioè le perdite tarifarie ormai non sono più integrate come in Germania. Leggevo in questi giorni che anche la Spagna sta facendo un'operazione importante. Io vi ho rappresentato brevemente l'esperienza dell'Emilia-Romagna sui nostri studenti. Si chiama Salta Su questa policy e devo dire ha avuto molto, molto successo. Qualche numero su Roger, vedete, ci sono stati più di 300.000 download, ci sono 230.000 utenti registrati, quindi diciamo ha avuto successo e pensiamo di poter evolvere ancora in maniera ancora più performante, ma ancora più utilizzata in tutta la regione. E questa è l'azione di cui vi parlavo prima del progetto Prepare, è un'evoluzione importante perché andremo verso gli standard, no, nazionali, come dicevo, e noi confidiamo poi che si possa anche prossimamente fare un'ulteriore evoluzione nel nostro master regionale. Grazie. Grazie infinite Paolo, insomma ci hai dato veramente un quadro importante di quello che è il progetto in questo momento attivo nell'Emilia Romagna. Hai giustamente rimarcato il fatto che vi sono alcune aree della tua regione in cui ha forte valenza turistica. Io ricordo tutti che uno dei nostri associati storici è il Comune di Rimini, quindi insomma loro so che sono molto interessati e anche molto impegnati in questo settore, anche in particolare per quanto riguarda il MAS. Allora, dall'Emilia Romagna io passerei alla Liguria. Purtroppo l'ingegnere Rolandelli Gabriella non è potuta essere qui oggi perché aveva un impegno istituzionale importante, ma la Regione Liguria è validamente rappresentata da Luca Lazzoni. Quindi Luca, a te chiaramente, che ci racconti quali sono le esperienze di MAS in Italia, cioè nella Regione Liguria. Io vorrei dire una cosa, scusa Luca, prima che parti, no, ci tengo a dirlo perché come di TS Italia, voi sapete, noi siamo molto attivi nei progetti europei e abbiamo un progetto Interreg importante che è Primas, proprio con la Regione Liguria, quindi insomma questa tua presentazione ci fa particolarmente piacere, dai. Per aver dato la possibilità alla Regione Liguria di partecipare a questo evento. Dunque, questa prima slide offre una visione d'insieme di quelle che sono le iniziative che in questi ultimi anni Regione Liguria, anche con il supporto di Liguria Digitale, ha intrapreso nell'ambito del paradigma MAS sul suo territorio regionale. Questo schema visualizza fondamentalmente quelle che sono le principali iniziative in atto in regione, legandole sia alle tempistiche realizzative sia ai livelli successivi crescenti di integrazione del paradigma MAS. In regione quindi abbiamo già realizzato quello che è un nuovo travel planner a livello regionale, il che è legato poi al livello di integrazione 1 del paradigma del MAS, e ci stiamo muovendo verso il completamento del livello 2 di integrazione. Quindi stiamo perfezionando una convenzione per lo scambio dati con il NAP nazionale, quindi una convenzione con il MIMS e nello specifico col CIS. Stiamo completando la realizzazione del RAP a livello regionale e finalmente, lasciatemi dire, dopo una lunga storia, partiremo con la bigliettazione elettronica su tutto il territorio regionale, che di fatto è una delle condizioni abilitanti per poter realizzare un sistema MAS sul nostro territorio. Questo livello 2 dovrebbe essere completato entro il termine del prossimo anno, del 2023. Parlando di travel planner regionale, parliamo di Liguria Go. Liguria Go è un'evoluzione del precedente travel planner che veniva utilizzato in regione, un'evoluzione diciamo radicale sia in termini di architettura. Il sistema adotta un approccio open source e utilizzando come motore Open Trip Planner e la cartografia OpenStreetMap e utilizza un'architettura software aperta in grado di poter aggiungere progressivamente nuove funzionalità al sistema.
il che ovviamente rende questa piattaforma compatibile con lo sviluppo di un sistema MAS a livello regionale. In termini di funzionalità, noi già oggi riceviamo in formato GTFS tutte le informazioni sui servizi offerti dalle aziende che operano sul territorio regionale. Da aprile, quindi, siamo in grado di offrire alla cittadinanza tutti quelli che sono i servizi pianificati sugli autobus, sulla metropolitana, sui treni regionali, sia quelli locali che a lunga percorrenza, sui traghetti e tutti i servizi di navigazione turistici, quindi che riguardano le Cinque Terre, il Golfo Paradiso e il Tiguglio. Entro il termine di quest'anno verranno quindi resi disponibili tutti i dati completi in formato GTFS e NETEX. Sempre proseguendo nell'elenco delle funzionalità di questo Travel Planner, oggi il sistema è in grado di fornire dati dinamici relativi ad esempio agli alerts, quindi eventuali modifiche delle fermate, eventi imprevisti, anche relativi alle stazioni ferroviarie e eventuali deviazioni dai percorsi previsti sulla rete di trasporto. Ovviamente anche i trip updates, quindi eventuali ritardi, cancellazioni di corse e anche in questo caso modifiche degli itinerari, ed infine quella che è la posizione dei veicoli sulla rete di trasporto. Bisogna precisare che questo genere di informazioni attualmente sono fornite solamente da MT, che poi è l'azienda che opera sull'area metropolitana del Genovese, di Genova, e da Trenitalia. Proseguendo, come ho già accennato prima, in fase di perfezionamento la stipula di questa convenzione, ai sensi poi anche del regolamento delegato 1926 del 2017, di questo protocollo che prevede lo scambio dati tra le centrali della mobilità di regione e la centrale del CIS. I dati verranno forniti inizialmente appunto dati statici in formato NETEX, per poi successivamente offrire anche uno scambio dati di tipo dinamico in formato Siri, e nel contesto dello sviluppo e della realizzazione poi di questa convenzione è stato anche realizzato un convertitore da dati GTFS a formato NETEX. Sempre nelle attività legate poi al secondo livello di integrazione dell'architettura MAS è stato sviluppato il RAP, quindi l'aggregatore regionale che poi consentirà il passaggio, la trasmissione dei dati al NAP a livello nazionale. La realizzazione del RAP di Regione Liguria è prevista la sua realizzazione entro il terzo quadrimestre del 2022 e per quanto attiene i dati statici. Invece lo scambio dei dati dinamici è previsto che avvenga entro il termine del prossimo anno. Quindi questo inserito nel contesto di quella che è l'architettura concettuale del progetto MAS for Italy. Queste sono un elenco sintetico delle principali caratteristiche del RAP di Regione Liguria, quindi il suo sviluppo è inserito nel contesto dello sviluppo del portale degli Open Data di Regione Liguria. Ovviamente in una prima fase, come ho già accennato prima, il RAP garantirà la disponibilità dei dati in formato statico, quindi in formato NETEX, e l'erogazione delle informazioni avverrà attraverso API e che di fatto consentiranno di realizzare tre tipi diversi di servizi web, quindi un servizio legato al recupero degli schemi NETEX, uno legato invece a quelle che sono le informazioni disponibili per il download dei dati e infine un terzo servizio che è quello per il download poi effettivo del dato stesso. Come accennato prima, siamo dopo un lungo contenzioso legale arrivati finalmente all'assegnazione della gara per l'abilitazione elettronica sul territorio regionale, quindi alla realizzazione di quello che è uno dei prerequisiti alla realizzazione di un sistema MAS sul territorio regionale. La tempistica prevede che la progettazione definitiva dell'abilitazione avvenga entro ottobre di quest'anno, entro la fine di ottobre, e l'entrata in servizio, poi effettiva, dell'abilitazione elettronica è prevista
nel terzo quadrimestre del 2023. Quindi avremo al termine di questo processo un unico titolo di viaggio su tutto il territorio regionale, sulla rete ferro-gomma di tutto il territorio regionale, un sistema che sarà interoperabile con altri sistemi di bigliettazione elettronica anche con le regioni confinanti e a livello nazionale, e un sistema al passo con lo stato dell'arte e quindi con soluzioni, diciamo, innovative e con un approccio account-based. Poi, accanto alle iniziative che sta portando avanti Regione Liguria, esistono anche altre iniziative sul territorio regionale. Già ieri è stata citata l'esperienza che è attiva, sperimentale, sul territorio dell'area metropolitana di Genova. Di fatto è un MAS, per quanto ancora in forma molto locale. Si chiama questa esperienza GoGoGe. È un'esperienza che nasce su iniziativa di Itachi, che vede coinvolto come protagonisti AMT nel duplice ruolo di mass operator e di provider di servizi di mobilità, e il Comune di Genova. Si tratta di una delle poche esperienze applicative attualmente funzionanti sul territorio nazionale, e sostanzialmente il suo funzionamento si basa su un'applicazione scaricabile su mobile, applicazione che appunto prende il nome di GoGoGe. Uno degli aspetti tecnologicamente più interessanti di questa esperienza è il sistema Bibo, quindi sistema Be-in, Be-out, un sistema che si basa su dei beacon Bluetooth in grado di essere percepiti una volta che venga attivata l'applicazione Genova GoGo sul proprio cellulare da parte dell'utente. Il cellulare percepisce la presenza del beacon nella stazione di partenza d'inizio del viaggio, quindi l'utente raggiunge la fermata A, il suo cellulare percepisce il beacon presente in fermata, e il viaggio inizia quando l'utente viene percepito dal beacon presente sul mezzo. Quindi a quel punto il viaggio è iniziato ed avrà termine nel momento in cui il cellulare riconoscerà il beacon collegato presente nella stazione di termine del viaggio. Il sistema è anche in grado di attuare un riconoscimento di quella che è la tariffa migliore, nel senso che se io svolgo più viaggi nell'arco della giornata, arrivando poi ad accumulare un numero di viaggi tale per cui la tariffa che vado a pagare sia ad esempio superiore a quella del biglietto giornaliero, ecco che in automatico il sistema, l'utente si troverà a pagare sostanzialmente la tariffa giornaliera. Quindi un sistema di gestione della best fare. Sono stati installati, non l'ho detto, circa 7.000 di questi beacon. A fianco poi alla sperimentazione, la sperimentazione è supportata anche da una serie di incentivazioni all'ingresso al sistema, quindi magari MT offre un ticket giornaliero del valore di 4,50 €, Mimoto, che è un altro degli altri soggetti, degli operatori, dei providers, anche questa offre un voucher, e una seconda tipologia di incentivi, diciamo, è legata al grado di utilizzo del sistema multimodale. Quindi sono previsti degli incentivi per chi, ad esempio, utilizza più di 3 mezzi di sistemi di mobilità legati a questo sistema sperimentale di MAS. E infine le ultime due slide. Alcune riflessioni legate al sistema MAS. Da quello che abbiamo visto nella giornata di ieri, ma anche che si legge in letteratura, il MAS è un sistema che dal punto di vista architetturale è maturo. È maturo per essere applicato sul territorio. Non altrettanto però, come dire, rispetto all'architettura, appare non altrettanto univoca poi la sua realizzazione pratica. Nel senso che sono diverse le architetture applicabili, diverse le scale territoriali su cui si può realizzare un sistema MAS. E questo, diciamo, che è una cosa positiva, ma potenzialmente può anche portare ad una frammentazione dell'offerta del MAS e potenzialmente anche ad una scarsa interoperabilità tra sistemi differenti. Sistemi che possono essere magari di iniziativa pubblica, di iniziativa mista o di iniziativa privata. L'altra considerazione, secondo me rilevante, è legata al fatto che il MAS
è in grado e sarà in grado di realizzare lo shift modale verso forme di mobilità sostenibile in assenza di politiche di regolazione che disincentivino l'utilizzo del mezzo privato, ovviamente, se sarà in grado di fornire un'alternativa flessibile al mezzo privato. Cioè, il grande pregio del mezzo privato rispetto al mezzo pubblico è l'elevato grado di flessibilità che è in grado di offrire. Quindi il MAS potrà realizzare uno shift modale se sarà in grado di offrire un'alternativa altrettanto flessibile, altrettanto adatta alle necessità del singolo. Questo però è realizzabile nel breve periodo solamente nelle aree metropolitane, nelle aree dove abbiamo un grande livello, una forte domanda di mobilità ed una forte offerta di sistemi di mobilità differenti. Diverso è il discorso legato invece alle aree che per motivi diversi avrebbero bisogno di un sistema di MAS per realizzare una coesione territoriale della quale tanto si parla, ma nelle aree interne, nelle aree a domanda debole, nelle aree dove c'è una forte oscillazione della domanda tra il periodo estivo e il periodo invernale, un MAS, il sistema MAS, il paradigma MAS potenzialmente è di difficile realizzazione. In questo contesto quindi diventa importante il ruolo della governance pubblica, perché a questa spetterà non solo il compito di rendere facilitato l'accesso agli operatori privati al sistema MAS a parità di condizioni, ma anche dovrà garantire che i sistemi di MAS siano adatti alle peculiarità dei diversi territori. E quindi qui si aprono, poi ce ne sono tanti di scenari, ma almeno due. Quindi quando parliamo di MAS parliamo di un sistema unico a livello regionale, un sistema complesso in grado di trovare un suo equilibrio interno nel quale le aree più profittevoli dal punto di vista economico per gli operatori siano in grado di compensare la scarsa profittabilità delle zone interne o delle zone che hanno domanda debole. Oppure parliamo di un paradigma che sarà applicato in diverse zone e quindi in questo caso, quindi con diverse peculiarità, ed in questo caso il ruolo dell'ente pubblico sarà importante anche in termini di contribuzione alla sostenibilità economica in queste aree di un sistema, di un paradigma MAS. Grazie Luca. Mi pare che... Ecco. Finito. Sì, sì, infatti, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Luca. Allora, dunque, tu ci hai dato diversi spunti di riflessione, lasciami dire. Intanto... le prime slide, insomma, parlando del Netex, quindi hai dimostrato in pratica quello che Fabrizio Arnero, che è coperto dallo schermo, ma insomma so che sta là, è, diciamo, ha spiegato ieri in maniera esemplare, devo dire. E poi ho due considerazioni riguardo alle ultime due slide, che adesso io non mi permetto assolutamente di parlare per conto del professor Mauro, ma insomma anche se lo potrei fare, visto, diciamo, che è stato il mio maestro da sempre, però insomma ritengo che forse l'obiettivo proprio di MassFoyer sia questo, cioè nel senso che con la DSR, adesso non mi ricordo mai come si chiama questa cosa, perché c'è un nome complicatissimo, però insomma, scusate se non me lo ricordo, però insomma è forse l'obiettivo di questo DSR e repository di cui abbiamo parlato tantissimo ieri, è proprio questo, cioè quello di dare questa uniformità, questa armonizzazione, questa omogeneizzazione delle diverse piattaforme MAS, che tu giustamente hai detto attenzione che ci potrebbe essere una eccessiva parcellizzazione, eccessiva, come si potrebbe dire, insomma ognuno fa il MAS suo, nessuno è interoperabile, cioè quindi io penso che l'obiettivo proprio di questo layer che, diciamo, il Ministero dell'Innovazione insieme con il MIMS stanno progettando, hanno presentato ieri, sia proprio questo, cioè di darci una base comune di ragionamento su cui basare. Perché? Perché la parola d'ordine, lasciatemi dire, è interoperabilità. È sempre stata, noi come DTS Italia lo stiamo dicendo da una vita, insomma, che la parola d'ordine è interoperabilità, ma adesso finalmente questa parola d'ordine dalla teoria deve passare alla pratica, quindi sicuramente, cioè, io concordo con alcune tue perplessità che hai espresso in quelle ultime due slide, ma secondo me proprio siamo con MassFoyer stiamo andando in questo verso. E questo è, per quanto riguarda le aree a domanda debole, beh, intanto io ricordo, insomma, magari se sbaglio, che la Regione Liguria ha una grande tradizione per quanto riguarda, no, la domanda debole, insomma, il famoso
on demand, insomma, perché io mi ricordo al tempo del CNR che c'è stato un progetto interessante proprio su quello. Però, e quindi sicuramente è giusto che voi sottolineate questa cosa, perché comunque le aree a domanda debole sono comunque un problema, perché non è un problema, scusatemi la parola problema, ma sono comunque una preoccupazione, nel senso che non è soltanto in Liguria, ma in tantissime parti d'Italia vi sono queste aree a domanda debole e sicuramente devono essere servite. Io penso che invece il MAS sia... possa essere un aiuto importante anche della domanda debole, e sempre chiaramente nell'ottica di questa interoperabilità di cui parlavo prima, perché comunque noi non possiamo mai dimenticarci di queste aree, non possiamo mai dimenticarci non soltanto della domanda debole, ma anche degli utenti deboli, perché sono una sfida per tutti, assolutamente, cioè non possiamo mai dimenticarceli. Ma... quindi che penso che il MAS sia, possa essere, contrariamente a quello che è scritto lì, penso che possa essere un aiuto invece. No, l'impegno deve essere proprio questo, cioè l'aspetto sì. più difficile, il concetto è sostanzialmente che è quasi più semplice fare un MAS in una zona che già oggi offre certo, tanto chiaro. In termini di mobilità, rispetto a zona che offre niente. Quindi è un rischio, non è, come dire, non è un esito scontato, però ci vuole l'impegno anche dei soggetti pubblici. Assolutamente, ma io penso comunque che il soggetto pubblico, scusate mi dilungo, ma si sia fortemente impegnato con MAS for Italy, perché... A parte io ricordo che dopo diciamo i due bandi che sono stati rivolti per le città, ci sarà un terzo bando rivolto alle aree territoriali, adesso non so come sarà organizzato, se per le regioni, questo non lo sappiamo nessuno, però sicuramente questo invece potrebbe essere un oggetto di questo ulteriore bando. Sì. Quindi questo, ecco perché noi abbiamo avuto fortemente questa sessione sulle regioni, perché secondo me il ruolo delle regioni è fondamentale. L'ha spiegato Paolo Ferrecchi, l'ha spiegato te, lo spiegherà Pasquale Duva, cioè secondo me è importantissimo che il ruolo delle regioni, che forse molto, tante volte si dimentica, invece le regioni sono assolutamente protagoniste, e insomma la regione Liguria con Gabriella, con te, insomma ha una lunga tradizione di interesse su queste cose. Ti ringrazio Luca, grazie e passerei a questo punto la parola a Pasquale Duva della regione Piemonte. Intanto Pasquale, voi da ieri state proprio festeggiando con caviale e champagne, non lo so, vergognatevi, che ti devo dire? Allora, comunque insomma, quindi passiamo dalla Liguria al Piemonte, che Pasquale ci spiega appunto per conto di Piemonte il progetto Beep for Mass. Sì, grazie dell'invito, e ovviamente se questo è il risultato dei convegni TTS, fatene più spesso, così noi partecipiamo e vinciamo più spesso. No, allora ringrazio davvero TTS. Adesso mi collego con questa prima slide, anche perché ieri ad un certo punto c'è stato durante un momento di intrattenimento, piacevole intrattenimento ieri sera, qualcuno che mi dice, ma le regioni che ruolo hanno? In fondo la micromobilità la fanno i comuni, e quindi di conseguenza gli altri servizi li fanno gli enti delegati in pratica. Quindi, poi tra l'altro noi come regione abbiamo un'agenzia unica, l'unica cosa che abbiamo unica è l'agenzia della mobilità, ne abbiamo una sola. Cosa diversa invece è quello che ci siamo ritrovati nel momento in cui, se vedete le date, 2007 BIP, 2016 MAS, hanno più, hanno meno. 2016, quella che vedete è il retro della nostra card, dove più o meno ci sono, forse c'è anche qualche icona in più rispetto a quella che è diciamo, l'icona classica del MAS. Cioè noi volevamo fare quello, ma perché volevamo fare quello? Perché ad un certo punto quando ci è piovuta tra virgolette addosso, non soltanto noi come regione Piemonte, ma tutte le regioni, il burlando in cui ci chiedeva di fare il 35%, di riorganizzare quindi tutto quanto un sistema, e noi ci siamo trovati con un sistema dove invidio sia la Liguria che l'Emilia Romagna, che hanno 5, 6, 7 aziende, noi ne abbiamo 80 aziende. Quindi quando si parlava di cliente, il cliente dell'azienda era a volte di una microazienda. Quindi quando si parla di cliente fidelizzato, ma è fidelizzato a che cosa? A quell'azienda. Cioè, magari a un autobus. E noi avevamo qualche problema a fare riprogrammazione. Poi la politica ci chiedeva, ma sì, ma riprogrammiamo, ma che con dati? Con quali dati?
Quindi siamo partiti, questo è il risultato 2007, ma siamo partiti molto prima, siamo partiti già nel 99 praticamente a fare le prime cose, siamo arrivati ad una prima definizione di quella che era le direttive regionali per la bigliettazione elettronica, approvate nel 2003, perché ad un certo punto c'era un po' la corsa di tutte le aziende a correre verso i sistemi di bigliettazione e non volevamo perdere quel treno. Perché? Perché noi abbiamo come obiettivo quello di dire che il cittadino non è l'utente di un'azienda, ma è l'utente del sistema. E il sistema già l'avevamo pensato non soltanto come TPL, partivamo da lì. L'avevamo pensato come un sistema più largo, tutto il trasporto collettivo deve essere l'obiettivo, cioè al centro c'è davvero il cittadino che si muove e per muoversi ha bisogno, se vogliamo migliorare i costi, se vogliamo migliorare i ricavi, anche di un sistema integrato. Abbiamo fatto un sacco di progetti come il Movicentro, il Movibyte, tutto ciò che in qualche modo poteva essere utile per favorire l'interscambio. Perché, come si diceva anche ieri, non è soltanto il MAS, cioè occorre mettere anche le infrastrutture dietro. Noi ci abbiamo pensato, lo stiamo facendo, ci abbiamo messo anche dei soldi, questo però è successo poi nel 2007. Abbiamo messo dei soldi, non quanti l'Emilia Romagna, non 40 milioni, avevamo messo in disposizione praticamente 30 milioni per le aziende affinché si attrezzassero, ma non li abbiamo spesi tutti, perché non tutte le aziende hanno, siccome era su base volontaria, non c'erano le gare in corso, non tutte le aziende hanno aderito. Ovviamente adesso che le gare cominciano ad essere ovviamente un po' più presenti e pressanti, qualcuno che non l'ha fatto se lo sta facendo. Avevamo anche bisogno di fare in modo tale che non ci fosse soltanto un sistema di bigliettazione, ma anche un sistema di trasmissione dati che fosse unico. E in quel momento non c'era ancora un modello NETEX. Ci siamo inventati, grazie anche a 5T, il BIPEX. Così richiamo un attimino. Perché? Perché questo problema che oggi ha il Ministero di raccogliere i dati, noi c'eravamo già allora, perché 80 aziende, comunque sono tante, come 20 regioni, no? Forse anche di più, più complesso se immaginiamo che molte aziende non avevano neanche la forza di mettere insieme. E tutto questo perché anche per le aziende era un sistema, cioè noi volevamo dare forza, visibilità a tutte le aziende, non soltanto quelle grandi, anche quelle piccole, che da sole non ce l'avrebbero fatto. Infatti abbiamo imposto dei consorzi che fossero almeno su base provinciale, cioè chi voleva fare l'acquisto e arrivare a prendere i soldi della regione per il contributo per la bigliettazione doveva consorziarsi per fare l'acquisto. Ci siamo riusciti in due casi praticamente, un terzo più o meno è andato fallito, ma noi ovviamente non demordiamo, continuiamo ad andare avanti e come continuiamo ad andare avanti? Con l'immagine a sinistra, alla mia sinistra, cioè vogliamo andare a fare il MAS. Abbiamo ancora preso, come si dice, una secchiettata di no dalle aziende, ma noi continueremo ad andare avanti e siamo convinti che si può andare avanti e si deve andare avanti. Adesso il sistema di bigliettazione elettronica è praticamente a livello di autobus, è presente per oltre il 95-96%, abbiamo circa 3.000 autobus, quindi non è poco. Ma non tutte le aziende sono ancora dentro, proprio perché il numero di aziende è talmente alto e ci sono tante aziende piccole. Ovviamente questo significa che chi non andrà in questa direzione forse vorrà smettere di fare il trasportatore del TPL, cioè non ci sono altre alternative. La stessa cosa è, a questo punto è l'altro problema che ci siamo posti quando è venuto, prima che venisse fuori il MAS, ci siamo detti ma abbiamo praticamente la Ferrari e stiamo viaggiando in prima, come una 500, come prima. Occorre dare qualcosa di diverso, qualcosa in più, cioè non basta, se vogliamo che l'utente sia un utente non soltanto dell'azienda ma sia un utente del sistema, dobbiamo andare verso una tariffa che sia del tipo pay per use. L'abbiamo fatta, l'abbiamo anche approvata. L'abbiamo approvata nel 2020, ovviamente anche lì non è stato semplice, noi volevamo già farla nel 2006-2007, tra le due cose abbiamo deciso, visto che c'erano tante secchiettate di no, abbiamo detto bene, facciamo prima la bigliettazione e poi andiamo avanti su questo. L'abbiamo approvata e i prossimi affidamenti saranno con l'obbligo di fare la tariffa pay per use. Questo perché? Perché riteniamo che l'utente non si deve preoccupare cosa fare, soprattutto adesso dopo la pandemia. Noi l'avevamo già pensata prima della pandemia, ma oggi con un nuovo sistema di mobilità, con nuove esigenze di mobilità,
non si può fare a meno di parlare di pay per use, ma il pay per use, fare soltanto la somma dei biglietti è un conto, noi vogliamo anche fidelizzarli, quindi con una scontistica crescente, con delle regole di clearing già definite a monte, e pensiamo che ci arriveremo. Ovviamente nella prima immagine non c'erano le app, cioè non erano così di voga le app, quindi pensavamo di fare tutto attraverso la card. Eravamo anche riusciti a mettere all'interno della card la possibilità di aprire sia il car sharing che c'era, Car City Club, sharing adesso non so come si chiamasse a livello nazionale, che era quello inizialmente finanziato dal Ministero dell'Ambiente, e il primo Autobike di Torino e quello delle altre città della regione le avevamo messe all'interno della card, quindi l'utente con la stessa card apriva tutti tra virgolette i mezzi del trasporto pubblico oltre allo sharing disponibile in quel momento. Non ci sono i monopattini perché non c'erano i monopattini nel 2007, quindi questo è per raccontare un po' quello che è prima, cioè quello che abbiamo fatto. Quindi noi, per rispondere quindi alla domanda, noi crediamo che il ruolo della regione non sia quello di fare MAS, ma di creare le condizioni affinché il MAS possa realizzarsi e possa beneficiarne non soltanto il cittadino che abita nella città metropolitana, ma tutti. In qualche modo, quantomeno dal punto di vista del trasporto pubblico, il trasporto pubblico interamente deve entrare tutto nel MAS e per farlo occorre che ci sia un sistema che sia unico almeno per il trasporto pubblico. Poi che questo, e questa è la nostra idea, possa favorire anche altre modalità di sharing mobility nelle aree a domanda debole, in altre città più piccole, noi ci crediamo, poi vedremo, perché tanto è un qualcosa che il mercato andrà a verificare e a fare. Altro aspetto è quello che riteniamo che se il MAS è davvero un qualcosa che ha un senso anche commerciale, qualcuno arriverà prima o poi, ma perché non fare in modo tale che non veniamo ad essere travolti, ma l'anticipiamo e magari facciamo nascere qualche azienda anche a livello italiano e non soltanto promuovere quelli che possono essere le aziende straniere. Fatte queste premesse, ecco, allora noi eravamo partiti un po' prima della pandemia, poi ci hanno rallentato, avevamo già pensato di fare un progetto MAS che ovviamente non c'era ancora il MAS for Italy, si chiama BIP4MAS. Quello che vogliamo fare è esattamente quello che vi ho raccontato prima, cioè noi abbiamo bisogno di questo progetto strategico per non solo per diffondere il MAS, ma per dare la possibilità ovviamente alle persone di muoversi in maniera un po' più libera, ma anche di ricevere informazioni, perché la programmazione regionale ha bisogno di dati, altrimenti viene fatta un po' così, no? Quindi le indagini telefoniche non hanno più senso, abbiamo bisogno sempre più di dati reali e in tempo reale. Questo è quello che noi ci aspettiamo, quindi libertà di movimento, apertura al mercato, quello che dicevo, e l'innovazione per la PA. Il progetto è già partito, siamo partiti purtroppo in un periodo non così bello, non così facile, siamo partiti a giugno, questo perché? Perché comunque siamo collegati a dei finanziamenti dell'agenda digitale, quindi dobbiamo chiudere entro un certo tempo. E il fatto di essere partito prima della pandemia in qualche modo oggi ci obbliga a fare delle scelte anche tempistiche che magari non sono le migliori, ma quantomeno cominciamo a verificare quantomeno che il sistema funzioni, poi l'appetibilità del sistema, su quello ci crediamo, ma vediamo se funziona, perché non basta avere i dati, occorre che i dati siano affidabili, tempestivi, e su questo stiamo lavorando, cioè non basta avere un sistema di bigliettazione. Bisogna che i dati arrivino al centro. Per noi il sistema prevede che le aziende di trasporto pubblico li mandino in BIPEX, Netex, che poi se avete visto l'immagine di ieri c'era scritto che nelle linee guida per la redazione del Netex italiano abbiamo partecipato attivamente anche con la presenza di 5T. Quindi stiamo verificando soprattutto quello. I dati sono ovviamente questi, nel senso che è un progetto proprio pilota volutamente ridotto, 250 utenti, 6 servizi di mobilità a disposizione
e il 50 con un incentivo che è quello del 50% di cashback. Ovviamente non il 50% totale, ma fino ad un limite massimo, perché poi non ce la faremo con i rimborsi. Dobbiamo tener conto di quelli che sono i fondi. La cosa più importante, è perché poi qualcuno ci dice ma che cosa c'è dentro, questo progetto BIP4MAS non nasce avulso da quella che è la situazione sia amministrativa che diciamo di evoluzione del territorio. L'abbiamo concordato, abbiamo creato e firmato un protocollo d'intesa con Città Metropolitana, Agenzia e Città di Torino in modo tale che tutte le iniziative MAS siano conformi e concordi per andare verso lo stesso punto finale. Questo è molto importante per evitare che ci siano delle cose che poi alla fine non cooperano e non fanno in modo tale da avere quantomeno dalle varie esperienze un unico indirizzo. Quindi richiamo il progetto di Torino a cui in qualche modo noi ci siamo integrati e siamo supplementari a quelle che sono le possibilità offerte dal MAS Buoni Mobilità del Comune di Torino. Abbiamo partecipato da dietro come regia insieme al Comune di Torino per la redazione del primo bando, abbiamo partecipato ovviamente anche alla redazione del secondo bando, speriamo di partecipare insieme al Comune di Torino ovviamente anche al prossimo bando che ci sarà, perché siamo convinti che diciamo la nostra è un'idea che comunque nell'ipotesi del Ministero è quella di poterla riprodurre, quindi noi crediamo che la nostra esperienza possa essere riprodotta e portata avanti. Vorrei soltanto chiudere con un piccolo... mi è venuto in mente stanotte, scusate, la notte non è stata facile perché la digestione è stata lunga, un piccolo slogan volevo mettere. Il mio sogno è quello di dire... cioè immaginare una persona che al mattino si alza e chiede ad Alexa, a Google, quello che è, come mi muovo oggi, che potrebbe essere how today, come le varie forme pubblicitarie che ci sono oggi. Questo credo che debba essere il sogno di tutti, perché non sapremo magari come ci muoveremo, quando ci dovremo muovere domani, ma sappiamo che dobbiamo muoverci, perché muoverci, la mobilità è cultura, sanità, ricchezza, e salute, perché muoversi è anche salute. E quindi di conseguenza io vi lascio soltanto con questo auspicio che effettivamente il MAS for Italy possa effettivamente ottenere i suoi risultati. Grazie. Grazie infinite Pasquale. No, c'è un'altra persona, cioè è collegato. Grazie infinite Pasquale. E allora, di questa insomma presentazione molto esaustiva del progetto BIP4MAS. Io mi lascio tanto a una cosa che hai detto te, cioè proprio nell'ultime parole, cioè il discorso della riproducibilità delle esperienze. Questa è una cosa importantissima. Consideriamo che MAS for Italy chiaramente non potrà finanziare tutto, però chiaramente quello che sarà poi importante, un po' il ruolo anche nostro come DTS Italia, di fare in modo che queste esperienze vengano diciamo riprodotte sulle varie scale territoriali. Allora, grazie. Io vedo qua collegato con noi il dottor D'Elia, che è il direttore di infrastrutture e trasporti della Regione Veneto. Scusate, fatemi però fare subito dare il benvenuto all'assessore Patanè, che ci ha raggiunto in sala. Dottor D'Elia, quindi la Regione Veneto, ci sente? Io vi sento molto bene. Perfetto, non so se... a lei. Perfetto, intanto grazie mille di aver consentito il poter essere presenti, anche se in modalità telemoto, ma per cause ovviamente di forza maggiore ci tenevo molto a esserci, ma era veramente impossibile per ragioni indipendenti dalla mia volontà. Niente, io mi associo a quello che hanno detto i miei colleghi delle altre regioni, per portare un attimo in questa sede quello che l'esperienza che appunto in questi soprattutto 2 anni la Regione del Veneto ha messo in piedi nell'ambito del MAS. Prima, visto il contesto nazionale, anche per inquadrare meglio la tematica in Veneto, facciamo due punti, un attimo su come organizzato e non so se riesco ad andare avanti con la slide, però andiamo un po'. Scusate, ma
Eccolo qua. Quindi il Veneto, diciamo, dal punto di vista da un punto di vista proprio demografico, da un punto di vista di organizzazione, è rappresentato da un'area metropolitana diffusa, quindi i suoi 5 milioni di abitanti sono distribuiti solo per il 40% nelle principali aree metropolitane, che sono Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. La rimanente parte, che è appunto il 60%, è concentrata in quelle aree rosse che vedete nell'immagine, e quindi queste hanno delle implicazioni, diciamo, ovviamente in termini di organizzazione della mobilità, che rappresentano delle specificità. Per contro, il territorio è caratterizzato da una forte presenza di imprese, oltre 400.000 dei dati del 2018, con una forte caratterizzazione in termini di innovazione, internazionalizzazione e una catena logistica molto efficiente. Il settore trainante, e quindi questa ha un'implicazione importante in termini di mobilità, veniva anche ricordato precedentemente, è il turismo, con una presenza di oltre 70 milioni di appunto presenze registrate, dato del 2022 già fa segnalare presenze superiori a quelle pre-pandemia, e rappresenta anche in termini economici il 10% del PIL regionale e il 22% dei turisti totali italiani sono quelli, diciamo, che visitano il territorio veneto. È un'economia, diciamo, che ha le sue caratteristiche positive. Da un punto di vista infrastrutturale, come vedete dall'immagine, l'infrastruttura autostradale soprattutto è caratterizzata da un livello di saturazione che nel tratto proprio che collega i principali capoluoghi, quindi da Verona a Venezia, rappresenta un livello di saturazione che va dal 70 al 100%. Questo significa che è necessario intervenire non solo da un punto di vista infrastrutturale per potenziare e cercare di portare quello shift modale che tutti vorremmo, quindi ci sono gli investimenti in corso anche dell'alta velocità proprio su quella dorsale, ma anche da un punto di vista di politica del trasporto, che cerchi di agevolare l'utilizzo del mezzo pubblico, trasporto pubblico che ha dei dati molto simili a quelli che il collega dell'Emilia-Romagna prima ricordava, diciamo, come dimensione del trasporto pubblico le due regioni si assomigliano, una forte propensione alla mobilità su gomma. Noi abbiamo la navigazione, che è particolarmente importante proprio nel bacino veneziano, con un trend in crescita per quanto riguarda l'utilizzo del ferro, quindi da qualche anno, anche per le politiche che l'amministrazione ha messo in atto, il ferro, diciamo, sta riprendendo valori importanti. Ecco, proprio per governare meglio questa complessità, queste caratteristiche del territorio, nel 2020 l'amministrazione regionale si è dotata di un nuovo piano regionale dei trasporti, che appunto ha come elementi fondanti lo sviluppo del trasporto sostenibile, l'integrazione, ma visto anche il contesto di cui parliamo oggi, anche il tema della tecnologia, e mira appunto a promuovere il Veneto come un laboratorio per le nuove tecnologie. Proprio in questo piano, che appunto pone in campo una visione in tema ovviamente di sostenibilità del trasporto, di integrazione, di interoperabilità, come veniva correttamente evidenziato, non vuole essere uno strumento statico come un elenco di azioni, ma vuole essere proprio un piano processo organizzato per obiettivi, strategie e azioni in continuo monitoraggio, in continuo aggiornamento su tutti i temi che vanno appunto dai temi più legati alla mobilità, oltre a quelli di tipo infrastrutturale. Ecco, queste caratteristiche del territorio si traducono in una organizzazione del trasporto che è organizzata appunto in 8 bacini provinciali, e questo noi stiamo cercando di trovare delle
similitudini all'organizzazione che il Piemonte prima ha illustrato, quindi noi abbiamo gli 8 bacini che hanno delle ampie deleghe in termini di trasporto, questo si traduce anche in una disomogeneità del raggiungimento di alcuni risultati, un bacino ferroviario unico gestito direttamente dalla regione. Questo comporta appunto una complessità nell'ambito dell'integrazione tariffaria, nell'ambito della uniformità dei dati, nell'acquisizione di dati. Il Piemonte raccontava di oltre 90 aziende, noi abbiamo la stessa problematica in dimensioni leggermente inferiori, ma con la questione, il tema anche della dimensione delle aziende, quindi della propensione delle stesse a adottare o meno determinate politiche, soprattutto in termini di digitalizzazione, oltre ovviamente in un'ottica di integrazione generale gli altri operatori del trasporto pubblico che sono presenti poi in tutte le realtà a livello nazionale, quindi i ferroviari che non siano quelli del trasporto pubblico, gli operatori diciamo commerciali, gli operatori della micro mobilità urbana, oltre ai servizi non di linea, taxi NCC e tutto quel mondo legato poi all'utilizzo del mezzo privato, quindi parcheggi e quant'altro. In questo scenario, proprio per cercare di sgravare anche quel corridoio mediterraneo che prima vedevamo saturo, abbiamo nel 2020 avviato proprio una sperimentazione in un'ottica di integrazione intermodale coerente con il paradigma VAS, per cercare di cominciare a mettere attorno a un tavolo gli enti di governo, le aziende di bacini diversi e su modalità diverse e anche introducendo la micromobilità, il bike share. Quindi abbiamo lavorato, siamo partiti in piena pandemia di fatto con una sperimentazione che si è tradotta nella sottoscrizione di un protocollo d'intesa a dicembre del 2021 che aveva come obiettivi principali quelli di ovviamente lavorare, cercare di recuperare il tempo che forse come regione in alcuni casi, proprio per quello che abbiamo detto prima, abbiamo perso, cercando appunto di lavorare, di risolvere le criticità più importanti legate all'integrazione del sistema tariffario, affiancandola ad una messa a punto di una soluzione tecnologica che consentisse anche di indirizzare l'utente verso la miglior soluzione di viaggio. Quindi il protocollo è sottoscritto con oltre la regione e la società regionale che si occupa di l'ente diciamo di governo per quanto riguarda il ferro, in accordo con gli altri enti di governo del bacino veneziano e veronese, abbiamo sottoscritto questo protocollo con Trenitalia, le due aziende di trasporto di Venezia e di Verona e dicevo appunto il bike di Verona, proprio per muoversi all'interno di questo bacino appoggiandosi ad un sistema di gestione elettronica coerente con l'ambito MAS in logica ABT. E appunto affiancato dalla predisposizione di un portale web che guida l'utente in questo bacino. Questa sperimentazione sta dando i suoi frutti che sono importanti soprattutto per quanto riguarda il bacino veneziano, che ricordo che in questo periodo si deve anche confrontare con l'accessibilità alla città legata alla prenotazione proprio dell'accesso in città, che è una complicazione molto importante che la città di Venezia sta affrontando, che ha rilevanti implicazioni anche sul sistema di trasporto. Ecco, questo ragionamento di sovrabacino e anche sovraregionale lo abbiamo portato all'attenzione della Fondazione Milano Cortina 2026, che sta appunto organizzando gli eventi olimpici, proprio perché quello che vorremmo è che uno dei lasciti che l'evento olimpico appunto viene ereditato al territorio sia l'utilizzo di di piattaforme di servizi digitali di mobilità che consentano di muoversi all'interno di questo territorio. Ricordo che è interessata la parte di Milano con tutta l'area
ovviamente dei giochi afferenti alla Lombardia, la zona di accesso con i due aeroporti principali, Milano e Venezia, la città di Verona con la conclusione dei giochi e la cerimonia di avvio dei giochi paralimpici e tutto il bacino dolomitico che è caratterizzato dal territorio veneto di Cortina, ma anche dal territorio della provincia di Trento e di Bolzano. Quindi ovviamente l'amministrazione regionale si pone in queste dinamiche, si propone come policy maker con la finalità principale di acquisire e monitorare tutti i dati sia degli operatori del TPL che del mondo diciamo non tipicamente TPL, introducendo una governance pubblica dei servizi di mobilità nel rispetto dei principi di neutralità, accessibilità, di non discriminazione, quindi anche prima si parlava di una accessibilità nelle aree più deboli, anche per persone a mobilità limitata, e ovviamente aderendo pienamente al contesto MAS anche in vista dei giochi olimpici. Questo è la classica, diciamo, per rendere l'idea di tutto quello che ruota attorno al policy maker. Ovviamente a livello, diciamo, di indirizzo, gli obiettivi sono quelli di incrementare la mobilità pubblica, di raccogliere i dati anche in termini di programmazione dell'offerta degli investimenti, con tutte le implicazioni in termini ambientali e di informazione all'utenza, quindi di integrazione dei vari sistemi di trasporto. Ovviamente sempre come ruolo di governance dell'amministrazione regionale, tutte queste informazioni servono per monitorare e programmare e diciamo garantire migliori servizi. Da un punto di vista di integrazione dei sistemi di trasporto, noi ci poniamo un obiettivo abbastanza decisamente sfidante, quello di lavorare per la massima integrazione possibile come territorio, oltre che diciamo la navigazione come peculiarità, abbiamo l'area alpina che è caratterizzata dalla presenza degli impianti a fune, che vista anche la situazione climatica che questi giorni di assoluta attualità si pone sempre più come un sistema di mobilità sostenibile piuttosto che come un semplice sistema di accesso alle piste, gli impianti da sci. Esiste, come dicevo prima, il tema dell'integrazione con le aree limitrofe, ovviamente con le piattaforme, con diciamo, le linee di indirizzo nazionali. Stiamo approcciando questa problematica attraverso uno studio che affronti i temi tecnici, organizzativo, legale, giuridico, diciamo così, e tariffario. La volontà è quella di implementare una soluzione su scala regionale, a, diciamo, a medio e lungo termine, e adeguando quella frammentazione che prima veniva rappresentato, al fine di dare una maggiore omogeneità della qualità dei servizi su scala regionale, quindi cercando di riservare alla regione un ruolo che la regione ha sostanzialmente delegato agli enti di governo, dando invece un ruolo più operativo e non solo di indirizzo politico-strategico. Abbiamo ipotizzato un fabbisogno che è stimato in cifra che è indicata, che appare abbastanza coerente anche con il target che il Ministero sta riservando per i bandi sia metropolitani che per le aree, come dire, sovrabacino metropolitano che ci hanno comunicato provvederanno a pubblicare per il settembre di quest'anno. Ovviamente le parole chiave per questa iniziativa, un po' che abbiamo visto nell'ambito della sperimentazione e un po' che dovremmo evidenziare nell'ambito delle future iniziative, sono
una stretta collaborazione con il Ministero dell'Innovazione Tecnologica e ovviamente delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un dialogo pubblico-privato, il coinvolgimento generale di tutti gli stakeholders, ma soprattutto questa creazione di questo clima di fiducia e collaborazione tra i vari operatori del territorio, che è stato l'elemento chiave per portare alla sottoscrizione di quel protocollo d'intesa del dicembre 2021, che all'inizio ha visto delle molte diffidenze da parte degli operatori del trasporto. Quindi questa opera di convincimento e di clima di fiducia quasi culturale su questo tipo di iniziative, secondo noi è un elemento che deve essere proprio comunicato. Ovviamente, per quanto ci riguarda, questo non può che essere mettersi a confronto con la parte giuridica, quindi con i contratti di servizio in essere, per consentire appunto l'interoperabilità dei sistemi, e vorremmo porre anche il tema dei benefici economici per gli operatori di settore per quanto riguarda gli esiti di questo tipo di dell'utilizzo di questi tipi di piattaforme. Io ho concluso, quindi vi ringrazio nuovamente. Grazie a lei, ingegnere Dellia, tanto grazie per essere stato insieme a noi in questa, grazie per favore, in questa, anche se da remoto, di aver partecipato anche se da remoto in questo convegno. Lei ha citato molti punti e spunti di riflessione, assolutamente. Io ricordo che noi tra gli associati storici abbiamo il Comune di Verona, che è sempre stato, diciamo, di grande, un comune che ha sempre una grande attenzione all'innovazione, per cui secondo me, insomma, partire dal vostro territorio, che comunque ha un'attenzione forte all'innovazione, io ripeto, lei ha citato anche i CITS, gli ITS è chiaro, ma i CITS sia un qualcosa veramente di una base importante per poter ragionare, insomma. Quindi assolutamente grazie di questo suo intervento, speriamo di vederla di persona la prossima volta, e la salutiamo. Sì. Grazie Ingegneria, grazie tanto. Allora adesso io passerei la parola, mi risiedo perché così volevo vedere la presentazione, passerei la parola a Paolo Guglielminetti, parte PwC, Global Railways and Road Leader. Paolo, per te. Grazie e complimenti a TTS che ha organizzato questo bellissimo convegno. Io purtroppo ieri non c'ero, ma mi sono fatto mandare dettagliati resoconti nella preoccupazione di dire cose già dette, e quindi cercherò anche di essere sintetico, visto che vi separo dal caffè, per dire qualche cosa che viene un po' dalla mia esperienza, dalla nostra esperienza come consulenti che lavorano con tante delle vostre realtà. Ma io seguo il settore anche a livello internazionale, quindi non solo in Italia ma anche all'estero. Quindi cercherò di valutare tutto quello che è stato raccontato sulle esperienze in corso, dandolo per acquisito, visto che ne sentite parlare da più di una giornata, e parlando soprattutto delle ambizioni future. Perché in questa fase post-pandemica, probabilmente è stato detto ieri, ma lo vorrei ricordare, è essenziale l'integrazione dei servizi di mobilità? Perché sono cambiate le abitudini di mobilità e sono soprattutto accelerati i mutamenti che erano in corso. Le stime ci dicono che il numero di lavoratori in smart working dopo la pandemia sarà di circa 6-7 volte quello che erano prima della pandemia, quindi un aumento esponenziale di persone che non usano tutti i giorni lo stesso itinerario, lo stesso mezzo per recarsi nel luogo di lavoro. La quota degli spostamenti sistematici calerà ancora, post pandemia noi stimiamo a regime che siano meno di un terzo del totale, e anche le distanze di spostamenti si sono ridotte, c'è una maggiore propensione a muoversi in un ambito territoriale più ridotto. In questo quadro abbiamo degli utenti che conoscono meno il sistema della mobilità, ma lo usano in maniera episodica. Poi c'è tutto il mondo del turismo, di cui diversi colleghi hanno parlato prima, quindi di chi si arriva nel nostro territorio, devo dire in misura molto massiccia in questo periodo, non conosce il sistema della mobilità, ha bisogno di utilizzare una serie di soluzioni. E questa serie di soluzioni spesso è una serie combinata di sistemi che però proprio nella loro integrazione trovano un punto debole. Questa è un'analisi fatta nel 2020 in Inghilterra, ma
analoghe salve fatte da noi su Italia non danno risultati diversi, proprio il punto dell'interscambio tra diverse soluzioni di mobilità è un po' il punto debole del sistema. In un'esperienza, devo dire, già non troppo entusiasmante spesso, però la soddisfazione è particolarmente bassa per avere accesso sia fisico che informativo ad altre soluzioni di mobilità. Vedete che quasi la metà degli utenti si dichiara insoddisfatto e l'attesa per il mezzo in connessione è un ulteriore elemento di insoddisfazione, perché io ho bisogno che sia disponibile e che ovviamente non mi richieda lunghe attese. Certamente devo essere informato anche rispetto a queste attese e le cose di cui parliamo in questi giorni possono aiutare. In questo quadro, tuttavia, la penetrazione delle soluzioni di integrazione digitale della mobilità appare piuttosto bassa. Questa è una survey che abbiamo fatto qui in Italia. Noi come PwC da un po' di tempo abbiamo deciso di fare delle nostre analisi, diciamo, per noi, perché quando le facciamo per i clienti ovviamente sono sempre un po' modulate dall'obiettivo del cliente, dal voler dimostrare una certa tesi. Cerchiamo quindi di capire noi, ex ante, diciamo, che cosa, come sta evolvendo il settore. Questa è una delle survey che abbiamo fatto appunto con questo scopo e rivolta in particolare agli utenti di sharing, cioè soggetti che sono già tendenzialmente digitalizzati nell'accesso ai servizi di mobilità perché usano le app per appunto accedere ai servizi di sharing e anche alla smart mobility, abilitati e utenti della smart mobility. Vedete che circa poco più della metà dichiara di non aver mai utilizzato un'app che permettesse di integrare diverse soluzioni di mobilità, il 36% dice che non sapeva neanche che esistessero e solo il 13% dichiara di averne usata una, in un campione, come dicevo, orientato a questo tipo di soluzioni. Poi se chiediamo a quelli che hanno detto che non le hanno mai usate o non le conoscevano, ma le vorresti utilizzare, c'è una grande maggioranza, quasi il 70%, che è molto o abbastanza interessato a utilizzare questo. Quindi un grande mercato per il mass, diciamo, potenziale, però da sviluppare. E questo potenziale esiste anche nelle parti della mobilità che si immaginano meno, per esempio, o che vengono considerate in seconda battuta. Chi ha acquistato un'auto elettrica spesso la deve lasciare in ricarica e non sempre il tempo gli consente, diciamo, di proseguire il suo viaggio e quindi utilizza altre soluzioni di mobilità, in molti casi proprio il trasporto pubblico locale oppure tutte le soluzioni di micromobilità. C'è un potenziale di integrazione quindi anche tra la mobilità elettrica e le altre forme di mobilità, che riguarda il 30%, gli altri sono affezionati alla propria auto, piuttosto aspettano, ma comunque è una quota rilevante che va integrata. E di questo 30%, appunto, 3 su 4 prosegue il viaggio con mezzi pubblici o in sharing. Coloro che usano lo sharing sono raramente degli utenti unici di quel servizio, solo il 2,7%, sempre in questa recente survey fatta sul territorio nazionale, dice che usa soltanto lo sharing. In realtà sono spesso utenti che usano il trasporto pubblico, più del 60%, anche l'auto privata ovviamente, ma il trasporto pubblico è misura prioritaria. Quindi c'è un forte potenziale di integrazione tra lo sharing e il TPL. Insomma, questo l'hanno capito ormai anche gli operatori dello sharing. All'inizio, qualche anno fa, era un po' difficile, sembrava quasi una competizione diretta, ormai è noto. Infatti avete sentito che in tutte le applicazioni che le regioni stanno studiando, e penso anche quelle ieri dei comuni, ormai lo sharing fa parte di ciò che va integrato. E arriviamo alle ambizioni, quindi così vi salverò anche qualche minuto perché sono alle ultime tre slide. Quale deve essere l'ambizione? Grazie al fatto che la tecnologia e l'architettura ormai è abbastanza matura, come è stato detto. Coerenza tra il mass e la domanda a cui risponde. Quali sono le esigenze della domanda? Ovviamente le scopriremo usando il mass. Non tutto oggi è noto, anche perché i dati non sono sempre disponibili con questo livello di dettaglio. Quindi la piattaforma stessa deve, diciamo, non soltanto creare un data lake per rifare programmazione, ma deve avere degli elementi di intelligenza che consentano di utilizzare questi dati per riprogrammare gli stessi servizi della piattaforma MaaS. Ad esempio le forme di facilitazione e di incentivazione di cui si parlava prima. E quindi deve tenere conto delle nostre preferenze come singolo consumatore. Se io non sceglierò mai, ogni volta che mi viene proposta un'alternativa, non so, in sharing, è chiaro che è inutile che mi venga proposta
in ogni volta che faccio una ricerca. Le alternative dovranno, al netto delle mie preferenze, essere presentate tutte in modo neutrale, con le loro caratteristiche. È stato ricordato come e quanto sia importante disporre di informazioni aggiornate in tempo reale sull'offerta di trasporto. Sulla Liguria si ricordava, no? Questa informazione c'è per Genova e per Trenitalia. È chiaro che nel momento in cui ho una piattaforma MaaS, l'ambizione non può che essere di abilitare tutti gli operatori che forniscono servizi attraverso quella piattaforma con informazioni sull'offerta disponibile in tempo reale. Offerta che deve essere rappresentata nella sua complessità come servizi e come tariffe. Ecco, si parla molto spesso di integrazione tariffaria come un metodo di semplificazione e di, diciamo, chiarezza anche nei confronti dell'utenza. Si parla ovviamente della possibilità di utilizzare la tariffazione come un incentivo all'utilizzo del trasporto pubblico di forme comunque a basso impatto. Diciamo che una soluzione informatica deve comunque prevedere, deve consentire rispetto a un sistema di bigliettazione tradizionale anche una maggiore complessità. Quindi sarà in futuro probabilmente opportuno, necessario, utile immaginare attraverso il MaaS forme di incentivo per categorie di persone, per utenti, in funzione dei comportamenti, in funzione del periodo dell'anno, della fascia oraria. Cioè, non bisogna, diciamo, utilizzare la tecnologia per rendere più rigido il sistema, ma invece per renderlo più flessibile. Attualmente la customer experience, rapidità e facilità di utilizzo, non sempre questo è un tema molto attenzionato nello sviluppo, perché la pressione per avere la soluzione sul cellulare. Però guardate, l'adoption e soprattutto la frequenza di utilizzo dipende enormemente dalla customer experience. E qualora sia scarsa, anche un buon lavoro di accordi commerciali, di architettura, eccetera, tende a tenere basso l'adoption. O magari la tiene bassa proprio sulla parte che vi interessa di più, tipo il TPL. Non sempre facile, anche WIM, che insomma è sempre il best case, ha avuto grande difficoltà a integrare, ma funzionava, e noi l'abbiamo visto anche con Nugo, su cui finché vissuta, si usava molto per prenotare biglietti di corsa singola su aziende di TPL che non avevano un sistema di bigliettazione elettronica fantastico, ma quello non è ovviamente lo scopo del MaaS, può essere un byproduct, un effetto secondario positivo. Pochissimi erano, e vale per WIM, valeva per Nugo, ma possiamo dire, il numero di viaggi multimodali prenotati con un solo click. E quindi questo perché magari la customer experience su quel tipo di transazione non era ottimale. E quindi dobbiamo avere un servizio che non sia più di nicchia. So che anche ieri si è detto l'adoption, persino in una realtà come Berlino, dove c'è un'ottima soluzione, non è elevatissima. Cosa passa per avere questa alta adoption? Una piena affidabilità dell'informazione, l'ho detto, la visibilità di tutte le alternative e la protezione del dato. Questo è un elemento di grande preoccupazione. Quando si chiede ma perché non la usi, quello che per noi è il pane, cioè avere piena tracciatura degli spostamenti delle persone, per molti utenti, anche giovani, anche delle categorie di età più, diciamo, apparentemente dovrebbero essere più orientate a queste soluzioni, può essere un problema. Quindi dare trasparenza al modo in cui verrà utilizzato il dato è fondamentale. E naturalmente progettando una disponibilità per tutti, incentivi all'uso, ne avete parlato, se ne parla molto, non se ne vedono tantissimi, in un quadro totalmente positivo in generale, perché post pandemia è ancora cresciuto l'uso dei canali online per le soluzioni di viaggio, persino per il commuting, per tutti i tipi di modalità di trasporto. Quindi vedete anche qui recentissima analisi su un campione nazionale molto importante, ormai l'uso dei canali online supera la metà per tutti i tipi di spostamenti ed è per il leisure largamente preponderante, ma anche per gli altri ormai tocca una fascia altissima. Quindi l'opportunità è grande. E infine un'architettura evolutiva e capace di future integrazioni, ma su questo ne avete parlato, e ormai direi patrimonio comune, ha bisogno della governance, e qui vengo alle regioni, perché il ruolo delle regioni è fondamentale. Un modello federativo di dati ma anche di governance deve essere implementato, anche perché alcune regioni hanno fatto bei passi in avanti, l'abbiamo sentito da questo punto di vista, che è opportuno, diciamo, sono buone pratiche da mettere in comune. La struttura giuridica, so che ne ha parlato
presidente Ratto ieri di Unico Campania, con cui anche collaboriamo, è un tema fondamentale non sempre attenzionato, anche perché molti di quelli che si occupano di queste cose sono ingegneri come me o tecnologi. Però abbiamo imparato a capire che se gli aspetti contrattuali di data protection, la tutela della concorrenza, l'inserimento nelle forme contrattuali che regolano i diversi tipi di servizi di mobilità non viene attenzionato, poi questi diventano degli ostacoli formidabili per rallentare, se non altro, il percorso. La gestione del dato e la gestione dell'infrastruttura dati, quindi la creazione appunto di quei layer di interoperabilità che consentono di evitare che sforzi importanti non siano tra loro compatibili, e poi soprattutto il modello di gestione, l'ho ricordato, che è anche un elemento rilevante per rassicurare gli utenti e quindi aumentare l'adoption. Ho finito. Grazie mille Paolo, anche per stato nel tempo. A me è piaciuta molto questa presentazione, mi ha molto interessato questi numeri, quindi ti chiedo magari di darcela, così possiamo fare, diciamo, la possiamo condividere con tutti quanti, anche perché ricordo che le presentazioni di chi chiaramente vorrà, diciamo, consentircelo, saranno disponibili sul sito di TTS Italia, in modo da poter essere consultate da chi ha interesse. Allora, intanto io ringrazio i miei speaker di questa sessione. Non vedo Paolo Ferrecchi, ma insomma so che sta qui. Allora, questa sessione ha dimostrato veramente il ruolo importantissimo delle regioni, e le regioni stanno aspettando a questo punto, pare di capire, il bando di Mass for Italy, perché insomma a questo punto, diciamo, è evidente l'interesse che hanno le regioni, insomma, sia della regione Emilia Romagna che della regione Liguria con Luca, che della regione Piemonte e della regione Veneto, che ci ha spiegato il dottor Delia da remoto. Quindi assolutamente mi pare che da questa sessione è venuto chiarissimo che il ruolo delle regioni, come tu hai anche detto Paolo prima, è, diciamo, fondamentale, non può essere trascurato anche come un aggregatore, assolutamente, perché insomma il ruolo delle regioni nel TPL è primario, quindi è inutile che, diciamo, possiamo nascondercelo, e quindi è assolutamente importante. Adesso c'è il coffee break. Allora, però scusate, prima di lasciarvi al coffee break, Rossella, scusa, prima di lasciarvi al coffee break, io vorrei intanto annunciare che insomma, la mia partecipazione finisce qui, e quindi permettetemi, insomma, di dire che dopo il coffee break vi lascerò, insomma, nelle mani sapientissime di Moena Pivetti, che è una grandissima giornalista, che noi abbiamo ovviamente il piacere e l'onore di avere in squadra da un po' di tempo. E niente, lasciatemi cogliere questa occasione, per, visto che insomma adesso scenderò da questo palco, per ringraziare il mio staff, ossia Leonardo Romanico, Laura Franchi e Lorenzo Valletta, perché stavolta hanno dato veramente al di là del loro massimo. Grazie, e buon coffee break, che dovrebbe essere giù. Leonardo, dov'è il coffee break? Scusami. Giù? Dove? Al bar, ok. Ci vediamo fra mezz'ora. Iniziamo, visto che, diciamo, stamattina siamo stati negli orari, e quindi cerchiamo di rimanere negli orari anche nel pomeriggio. Allora, questa è la tavola rotonda conclusiva di questi due giorni, è una tavola dove cercheremo magari anche di arrivare a qualche conclusione su tutti i temi che sono stati discussi. Prima di dare la parola all'assessore alla mobilità del Comune di Roma, Eugenio Patanè, alla presidente di TTS Italia, Rossella Panero. E questa tavola rotonda, che dicevo, arriva alla fine e ha come titolo "Il MAS è veramente un'opportunità per l'Italia". Quindi, diciamo, siamo partiti ieri con il racconto di che cos'è il MAS, di quanti sono le risorse disponibili, di a che punto siamo. Poi abbiamo dato la parola alle tre città italiane che hanno già vinto il bando, quindi Roma, Napoli e Milano. Abbiamo avuto in anteprima la notizia di quali sono le altre tre città che hanno vinto il bando del fondo complementare, quindi Bari, Firenze e Torino, che sappiamo hanno lasciato qualche scontento di altre città, per esempio mi dicevano Bologna e Genova, che probabilmente avevano anche loro una serie di carte in regola, ma insomma questa è una prima sperimentazione. Trovo anche molto interessante che le città, insomma, si siano messe, come dire, in concorrenza l'una con l'altra per fare questa sperimentazione. Significa che c'è un grande interesse
e che questa sigla MaaS, Mobility as a Service, che è stato per molto tempo una sigla conosciuta solo dagli addetti ai lavori, e quindi diciamo una sigla che ogni volta, ancora oggi, tocca spiegare a quelli che non lo sanno che cosa vuol dire, che cosa si intende, peraltro è un acronimo inglese, non è nemmeno un acronimo italiano, però penso che in quest'anno chi di voi era come me l'anno scorso al convegno di TTS Italia avrà visto quanta strada è stata fatta in questo anno su questo tema e come anche è cambiato lo scenario che abbiamo di fronte in maniera molto rapida e veloce, e secondo me ha fatto dei passi da giganti rispetto alle considerazioni che abbiamo fatto un anno fa. Quindi questo di nuovo è la conferma che c'è un grande interesse da parte degli stakeholder interessati, quindi delle città ma anche delle regioni, degli operatori di trasporto ma anche dei provider tecnologici che sono presenti qui a questa tavola rotonda, e quindi tutto questo fa ben sperare, naturalmente con tutte ancora le problematiche che ci sono ancora da risolvere. Credo che sia stata di particolare interesse anche la tavola rotonda di ieri pomeriggio, quella dalla sperimentazione al business, e anche al fatto che mi pare di poter dire che questo nuovo sistema di mobilità, che sarà la rivoluzione non del domani ma dell'oggi della mobilità, ha cominciato ad attrarre quelli che io definisco i big player, i grandi player, cioè quelli che o hanno a disposizione già i big data, e penso a Google, oppure quelli che hanno già una base di clienti utenti di qualche milione di persone, che quindi possono partire da questa base per offrire altri servizi, in questo caso della mobilità. Stamattina abbiamo sentito le regioni, cito solo perché mi ha molto colpito una delle cose che ha detto ieri Anna Donati, che non so se è riuscita a ritornare, quando ha detto che però sotto ci deve essere un servizio sottostante che funziona, perché se non c'è il servizio sottostante che funziona, il MaaS non esiste, quindi laddove il servizio sottostante che funziona ancora non c'è, questa è una bella sfida per i comuni e per le regioni, e che funziona in tutte le sue declinazioni, quindi nella digitalizzazione, nel prendersi la responsabilità dei disservizi, nell'essere in grado di gestire le crisi laddove ci sono, nel dare un'informazione tempestiva quando succede qualcosa per cui cambiano le condizioni. E con questa tavola rotonda cerchiamo di allargare la visuale, quindi non parliamo più di MaaS in città, ma parliamo di cosa può rappresentare per l'Italia, quindi quello che diceva ieri il professor Mauro, il viaggio da Ischia, non a Roma, magari da Ischia a Torino, come facciamo a fare un door-to-door Ischia a Torino pagando un unico biglietto e scegliendo quella che in quel momento è la cosa che più ci interessa, se ci interessa la velocità, se ci interessa il prezzo, se ci interessa una mobilità lenta o di altro tipo o anche attiva, quindi con la bicicletta o anche con le nostre gambe. Quindi comincio subito, non è potuta essere presente ma ci ha voluto mandare un video, quindi comincio subito col video dell'onorevole Raffaella Paita, che è la Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, per un saluto. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito che mi avete rivolto come Associazione Italiana Telematica Trasporti e Sicurezza. Purtroppo, come vi è noto, non posso essere presente fisicamente al convegno, però ci tenevo moltissimo non solo a salutarvi istituzionalmente come Presidente della Commissione Trasporti, ma anche per ringraziarvi della importanza della riflessione che oggi svolgerete. Una riflessione che mette al centro due grandi questioni: l'innovazione tecnologica legata alla mobilità, specie diciamo nei grandi centri urbani, e il tema della sicurezza. Entrambe le questioni sono in qualche modo collegate attraverso il nodo della digitalizzazione, della capacità di rendere davvero innovativi i nostri servizi, perché è del tutto evidente che in questa fase storica in cui stiamo provando a concentrare gran parte delle risorse sia in riferimento al PNRR ma anche diciamo alle altre fonti di finanziamento nei canali nazionali sul tema delle infrastrutture, dobbiamo anche avere la capacità di cambiare le infrastrutture e di rendere possibile un servizio
intermodale e connesso attraverso un forte utilizzo delle nuove tecnologie. È la sfida a cui soprattutto i grandi centri urbani sono in qualche modo richiamati per riuscire a fare in modo di avere davvero un servizio mass. Questo significa cambiare gli orizzonti della mobilità. Da un lato ovviamente avrà sempre più peso e importanza il sistema del trasporto pubblico locale, dall'altra però l'integrazione dovrà essere garantita anche con i servizi che attualmente svolgono i privati. Pensiamo a cosa significa questo in termini di capacità e anche di dimostrazione di capacità di efficientamento nelle città. Significa mettere in campo una strategia di riforma vera del trasporto pubblico locale. Finora il trasporto pubblico locale è ancora troppo diversificato da città a città. Nel nord spesso, molto spesso, i servizi funzionano, a Roma i servizi ancora non funzionano. E questo ovviamente determina una conseguenza in termini di sbilanciamento verso l'utilizzo di altri tipi di sistemi di mobilità. Se vogliamo, ripeto, favorire un sistema di integrazione reale, dobbiamo dare completezza a quella strategia di riforma del trasporto pubblico locale che era stata annunciata anche da questo governo, ma che finora anche nell'ambito del PNRR non è stata attuata. Io ho a titolo personale individuato una serie di proposte che sono attualmente all'esame del decreto trasporti e che riguardano soprattutto la capacità di aggregarsi delle varie società per avere più facilità nella spesa ma anche negli investimenti sui mezzi elettrici che sono poi in grado di migliorare l'ambiente nei nostri territori e dall'altra dare risposte soprattutto alle categorie che in qualche modo soffrono di più l'assenza di servizio, come per esempio le persone con disabilità. Abbiamo quindi, diciamo, da un lato l'esigenza di riformare il tema pubblico del trasporto regionale e locale, dall'altra, come dicevamo, un'intermodalità e una capacità di connessione, soprattutto attraverso le piattaforme digitali, dei sistemi che sono anche garantiti dai privati. Il tutto, ovviamente, con la finalità di migliorare l'ambiente dei nostri territori, ma anche di migliorare sempre più l'utilizzo, diciamo, dei sistemi di massa, anziché, diciamo, l'utilizzo personale e individuale dei mezzi privati. Questo, diciamo, nostro lavoro, che è un lavoro ovviamente in itinere e che riguarda, diciamo, tante città, ha trovato nei PUMS, quindi in queste forme, in questi canali di finanziamento ministeriale, sicuramente un punto importante, diciamo, di investimento. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo farlo con una capacità di progettazione più elevata rispetto ad oggi e dobbiamo farlo con un cambiamento continuo delle regole in termini di semplificazione e velocizzazione delle opere che in parte è stato attuato col PNRR, ma che stiamo vedendo anche alla prova dei fatti, anche con il continuo reiterarsi dei ricorsi per quanto riguarda opere importanti, che deve essere analizzato anche nella parte relativa appunto ai ricorsi che spesso le società producono e che non sono sempre, diciamo così, giustificati. Questa è la sfida, ripeto, del PNRR, ma non solo, è la sfida di una lotta vera e il più possibile efficace sul tema della sburocratizzazione del nostro paese, che da un lato deve finanziare sempre di più sistemi appunto di mobilità urbana, dall'altra però deve anche creare le condizioni perché queste risorse vengano spese davvero e producano infrastrutture capaci di essere realizzate in un numero di anni che sia tollerabile da parte dei cittadini. Gran parte dell'opposizione alle opere pubbliche nel nostro paese nasce da quell'incapacità di garantire tempistiche certe. Quindi sicuramente dobbiamo lottare contro chi in questi anni ha favorito la logica del no nel mio giardino oppure, diciamo, della decrescita felice, ma dobbiamo anche allo stesso tempo lottare contro una forma, diciamo, di sfiducia che i cittadini hanno maturato nei confronti delle opere a causa dei tempi lunghi di realizzazione. E l'unico modo per recuperare fiducia è continuare a finanziare in sistemi che migliorino la vita, la qualità
ambientale dei nostri territori, ma di farlo anche con un sistema di regole che garantisca una tempistica certa. È il lavoro su cui siamo impegnati, è il lavoro di cui sicuramente oggi parlerete tutti assieme. Io vi ringrazio ancora moltissimo dell'attenzione che mi avete dedicato e mi scuso nuovamente per non poter essere lì con voi, ma ci saranno senz'altro occasioni di confronto e anche di scambio di idee per i prossimi passaggi di vita parlamentare e di governo. Bene. Permettetemi una chiosa da cittadina romana acquisita, perché come sentite dal mio accento non sono certamente nata a Roma. Noi abbiamo una nuova giunta a Roma, abbiamo un nuovo assessore, quindi facciamo tutti il tifo perché i servizi a Roma possano migliorare. Sappiamo che sono stati lasciati anche, insomma, a se stessi, ma insomma confidiamo che si sia aperta una fase nuova e che quindi, insomma, e Roma, infatti, avendo vinto il MAS, sta dimostrando che se la vuole giocare come tutte le altre città, e anzi si prepara come capitale a giubileo, e credo che, insomma, questo dobbiamo tutti aiutarla. Quindi passerei adesso, gli ospiti ve li presento mano a mano che gli darò la parola, quindi comincerei col dottor Sauro Mocetti, che è il consigliere economico del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini, e anche il coordinatore insieme a Salvatore Rossi, Mauro Bonaretti e anche a me, perché sono anch'io in questo comitato di coordinamento del documento strategico per il nuovo piano generale dei trasporti e della logistica, nonché estensore del position paper sulla mobilità sostenibile, ovvero sulla riforma del TPL. Quindi penso che appunto, essendo titolare di queste diverse ruoli, potrà dare un contributo importante a questa nostra discussione. Prego. Buongiorno a tutti, mi sentite? Perfetto, allora sì, io sono Sauro Mocetti, sono di formazione un economista perché lavoro in Banca d'Italia in quanto tale, però sto condividendo questa esperienza al governo come consigliere economico del ministro Giovannini e come ricordava Morena siamo coinvolti in un'intensa attività che riguarda non solo la gestione delle emergenze, perché sono stati comunque, è un'esperienza di governo molto complicata e molto difficile, però cercando di affrontarla anche con documenti programmatici e di indirizzo che provino a guardare il futuro e a cogliere, diciamo, le opportunità che ci sono, che sono di fronte a noi, opportunità che dobbiamo cogliere, quelle della transizione ecologica, della transizione digitale, quindi e vedere queste transizioni, ripeto, come opportunità e non solo come rischi o come costi. Io ho visto alcune presentazioni, sono riuscito a partecipare fisicamente solo all'incontro di questa mattina, però ho visto alcune presentazioni che sono state fatte ieri e sono stato un po' ragguagliato, come si dice, da persone che hanno partecipato. È un evento molto bello, molto partecipato, con tantissimi interventi e sono contento di essere qui, di partecipare. E, diciamo, c'è un po' un rischio forse di dire cose nuove, cose che sono già state dette, e quindi io proverò a fare un breve intervento partendo, se volete, un po' da lontano, nel senso che il MAS è uno strumento. È uno strumento, e però noi quelli che dobbiamo, diciamo, affrontare sono alcune problematiche e soprattutto dobbiamo raggiungere alcuni obiettivi. Quindi io in questi pochi minuti, questo mio breve intervento, vorrei partire dagli obiettivi e poi capire come il MAS ci può aiutare nel raggiungere questi obiettivi, nel percorso per soddisfare alcuni target che ci dobbiamo dare. Allora, l'obiettivo, in una parola, è la mobilità sostenibile. Ora, sostenibile, diciamo, è un concetto, se vogliamo, anche abusato, detto a proposito, qualche volta c'è un po' quasi un problema di definitorio per capire che cosa significa una mobilità sostenibile. Allora io provo in qualche modo un po' a declinarla lungo alcune dimensioni, provo a dire concretamente che cosa significa raggiungere una mobilità sostenibile e poi vorrei fare questo passaggio
ripercorrere questi obiettivi e vedere in che modo il MAS ci può aiutare a raggiungere questi obiettivi. Allora, la sostenibilità è un concetto che può essere declinato lungo varie dimensioni, semplificando economica, sociale e ambientale. Economica perché noi abbiamo bisogno di un sistema di mobilità locale, urbano, efficiente, in cui diciamo, le persone possano spostarsi facilmente e che gli operatori che offrono servizi di mobilità siano efficienti. Quindi un concetto di efficienza che è un concetto tipicamente economico che applicherei sia agli operatori che offrono i servizi, sia a quello che è diciamo, l'interesse del cittadino, quindi quello di potersi spostare facilmente e agilmente all'interno di una città. Noi sappiamo che ad oggi questa, diciamo, ci sono alcune criticità per quanto riguarda gli operatori che offrono servizi di mobilità e ci sono alcune criticità per i cittadini, che sono registrati da un sacco di indicatori, sia quelli più qualitativi che riguardano in qualche modo un po' le percezioni degli individui, sia gli indicatori quantitativi, che sono ad esempio appunto che catturano quanto è facile o difficile spostarsi all'interno di una città. Teniamo presente che questi non c'è solo diciamo, un problema di utilità del cittadino se è più o meno soddisfatto negli spostamenti, poi ci sono degli effetti macro aggregati che sono molto rilevanti. Una città che è molto congestionata, in cui è molto difficile spostarsi, è una città che cresce poco. Non a caso, le città italiane, a parità di dimensioni, sono molto più congestionate rispetto a altre città europee, sono città in cui è molto più difficile spostarsi e, conseguentemente, sono città che contribuiscono anche di meno alla crescita economica del paese. Se noi prendiamo le prime 5 città italiane, le prime 10 città italiane, sono città che contribuiscono alla produzione del PIL molto meno rispetto a quanto avviene in Germania, Francia, Inghilterra, Spagna. Ma non solo in livello. Se noi guardiamo la crescita delle città italiane negli ultimi 30-40 anni, ecco, le principali città italiane sono cresciute sostanzialmente in linea con il resto del paese. Mentre in altre economie, quelle che vi ho menzionato prima, ma anche gli Stati Uniti, le grandi città sono dei traini per la crescita del paese intero. E perché le città italiane? Perché ci sono questi costi di congestione, anche questi costi di spostamento. Quindi c'è un primo problema, quindi noi dobbiamo avere sistemi di mobilità che siano più efficienti, dimensione economica della sostenibilità. Poi abbiamo la sostenibilità sociale, che può essere definita in vari modi, però il concetto, se vogliamo, che mi piace di più è quello dell'accessibilità. Quindi noi abbiamo bisogno di sistemi di mobilità che garantiscano il diritto alla mobilità a tutta la comunità, a tutta la collettività, e che quindi non ci siano anche sperequazioni territoriali e che la qualità del servizio sia buona. E poi c'è la dimensione ambientale. E come si declina nel sistema dei trasporti la sostenibilità ambientale? Si declina che noi in Italia abbiamo una quota di mobilità sostenibile, che è la mobilità a piedi, con le biciclette, con il TPL, che è bassa. È bassa nel confronto internazionale e vorrei dire che è ferma anche. Se noi guardiamo queste statistiche, usciamo dal dato puntuale di oggi, li guardiamo con un'ottica diciamo decennale, allora la quota del TPL, la quota della mobilità sostenibile è ferma lì. Ci possono essere piccoli scostamenti percentuali, ma noi abbiamo una quota di mobilità sostenibile che è bassa e che non cresce, è ferma lì da anni. Ora, che cosa può fare il MAS per raggiungere questi obiettivi di sostenibilità economica, sociale e ambientale? Può fare molto. È un elemento che può essere dirompente. Ad esempio, per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, il MAS è essenzialmente una piattaforma dove non solo accedono i cittadini, ma in qualche modo gli operatori economici che offrono servizi di mobilità si mettono su questa piattaforma e offrono i loro servizi. Questo in qualche modo genera anche una concorrenza tra gli operatori economici e il cittadino può facilmente confrontare con il MAS diverse opportunità di spostamento con diversi operatori e questo genera concorrenza che
spingere poi gli operatori che lavorano su quel mercato a essere più efficienti, a migliorare la loro qualità del servizio e a essere in generale più attrattivi per la clientela. C'è anche un tema di accessibilità, perché il MAS può favorire l'accessibilità. Quindi a volte le persone non si spostano e preferiscono l'uso del mezzo privato anche per, diciamo, in qualche modo asimmetrie informative, gap informativi, per cui non sanno qual è l'opportunità che i vari servizi di mobilità di trasporto esistenti, non solo il TPL, sharing mobility, ma anche taxi, tutti quelli che sono gli operatori che offrono servizi di mobilità, non sono in grado, diciamo, di raccogliere informazioni e di elaborarle, perché magari spostarsi all'interno di una città da un certo punto ad un altro richiede acquisire informazioni su più modalità di spostamento, sull'offerta di più soggetti. Le informazioni vanno raccolte, è costoso, vanno valutate. Ecco, il MAS può offrire questo e quindi garantire in qualche modo una maggiore accessibilità. Sull'accessibilità però farei anche un piccolo inciso, non so se in qualche modo è stato detto, però qui si presuppone che ci siano in qualche modo anche delle conoscenze digitali, ci deve essere un minimo, se vogliamo, di alfabetizzazione al MAS. Ora, in un paese che in qualche modo sta invecchiando, sempre di più come età media, è possibile che, diciamo, ci sia un segmento della popolazione che abbia più difficoltà ad accedere a questi servizi. Quindi, secondo me, dovremmo ragionare anche in qualche modo a un qualcosa che sia un'alfabetizzazione al MAS. Quindi, quando vengono proposti questi progetti innovativi, si deve, diciamo, avere cura di accompagnarli, così come si parla per altri temi di financial literacy, per cui gli italiani magari fanno delle scelte di investimento, di risparmio non corrette perché non sono, diciamo, sufficientemente alfabetizzati dal punto di vista finanziario, così come si parla di alfabetizzazione statistica, per cui magari nei giornali, noi nei giornali vediamo spesso numeri anche riportati un po' a caso, interpretati male o letti male dall'utente perché non ha, diciamo, una sufficiente preparazione statistica per riuscire a capire cosa catturano in realtà questi numeri, così noi forse avremo bisogno anche di un po' di una alfabetizzazione al MAS per aumentarne le potenzialità, per renderlo più accessibile verso tutta la popolazione. E poi c'è, e chiudo, anzi dico... chiudo con altri due aspetti, chiudo, diciamo, la dimensione della sostenibilità. Che cosa può fare il MAS per la sostenibilità ambientale? Allora, il MAS, come dicevo, è una piattaforma, ma per altre tipologie di servizi ci sono esperienze, diciamo, già molto mature di piattaforme. Sto pensando al food delivery o sto pensando a piattaforme che in qualche modo su cui utenti e operatori economici si incontrano riguardo alla fornitura di particolari servizi. La letteratura economica, diciamo, è nel valutare gli effetti di queste piattaforme è ancora acerba, non ci sono ancora, diciamo, risultati definitivi, però ci sono molti casi in cui l'introduzione di queste piattaforme per altri servizi, non per i servizi di trasporto, ha fatto sì che sia in qualche modo aumentata la domanda di mercato. Quindi non diminuita. Magari ci sono stati alcuni effetti di sostituzione, per cui alcuni operatori hanno guadagnato, altri hanno perso, ma la torta si è allargata. Quindi queste piattaforme spesso, quando si fanno da intermediari tra domanda e offerta per la fornitura di alcuni servizi, ampliano il mercato. E questo, tradotto per il mondo dei servizi di trasporto, potrebbe significare che aumenta quindi la domanda di mobilità sostenibile, quindi quella che passa attraverso il TPL, il car sharing e altre modalità condivise che possono rendere quindi gli spostamenti all'interno della città più sostenibili, semplicemente perché si riducono le emissioni e c'è una riduzione dell'utilizzo del mezzo privato. Rispetto a questo
e quindi chiudendo la dimensione, diciamo, ambientale, bisogna far sì che quando ci sia, diciamo, il MAS ti offra l'opportunità di spostamento e ti offra, diciamo, le varie opportunità che tu hai per raggiungere il punto A, dal punto A al punto B all'interno della città, ti deve offrire, ti deve dire quali sono gli operatori possibili, che tragitto puoi fare, quanto costa e anche il contenuto, diciamo, le emissioni di CO2 associate ad ogni spostamento, perché questo può crescere, diciamo, la consapevolezza anche rispetto a quelle che sono le esternalità prodotte. E chiudo questa volta davvero facendo un po' un confronto rispetto a queste altre piattaforme che esistono già e che riguardano altri mercati. Ci sono delle similitudini, perché si parla sempre di piattaforme dove interagiscono utenti e offerta, ma ci sono anche, diciamo, differenze importanti. La prima è che quando si parla di mobilità si parla in qualche modo di un qualcosa che è un diritto delle persone, il diritto alla mobilità, e che è un servizio anche pubblico, perché il TPL rappresenta una quota rilevante e questo lo distingue da altri mercati che sono tendenzialmente privati. E l'altra è che alcuni elementi sottostanti il MAS, che sono i dati di mobilità, hanno una forte valenza pubblica e il possesso di questi dati, l'accesso a queste informazioni è un bene pubblico, perché può aiutare le pubbliche amministrazioni a osservare meglio quella che è la mobilità, fare meglio l'analisi della mobilità e conseguentemente pianificare meglio l'offerta. E l'ultima cosa che dico è un qualcosa che riguarda la regolamentazione e che di nuovo fa differire queste piattaforme da quelle esistenti per altri mercati. C'è il rischio, o anche l'opportunità, non è necessariamente un rischio, che queste poi piattaforme convergano verso un modello, diciamo, oligopolistico se non monopolistico, per cui ci siano poi alla fine pochi operatori MAS. Questo si è già osservato per altri mercati, in altri servizi, e è, diciamo, in qualche modo inerente, diciamo, legato a quelle che sono le economie di rete di queste piattaforme, per cui c'è una tendenza economica verso una concentrazione del mercato. Ora, se questo si produce e se poi tutti, sia l'utenza e l'offerta, hanno un vantaggio a utilizzare queste piattaforme, in qualche modo si crea un effetto, diciamo, che tutti sono legati all'utilizzo della piattaforma, necessitano di quello, perché è quello che ti riesce a offrire, diciamo, il servizio maggiore, migliore. E però chi è che gestisce la piattaforma, chi è che fa il pricing e quant'altro, possa sfruttare poi questo potere per chiedere fee più alti di accesso o quant'altro. E quindi ci deve essere, diciamo, questo percorso deve essere affiancato da una serie di riflessioni in termini di regolamentazione per far sì che queste, diciamo, potenziali situazioni di abuso di mercato non sussistano. Grazie. Grazie mille. Aggiungo, my fault, lo dico in inglese, che mi ero scordata di dirvi che Sauro Mocetti è un economista dell'ufficio studi di Banca Italia, giustamente l'ha detto lui, e lo ringrazio. Sottolineo solo due o tre cose che ha detto. Questo fatto che noi, non da 10 anni, ahimè da 20 anni, da quando, ahimè, io mi occupo di questo settore, ahimè nel senso che sono passati 20 anni, noi non riusciamo a spostare la quota modale della cosiddetta mobilità dolce più trasporto pubblico locale, nonostante gli investimenti che ci sono anche stati, nonostante tante sperimentazioni, anche tante pagate dal Ministero dell'Ambiente, perché non è stato solo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o della Mobilità Sostenibile a fare gli investimenti. Quindi, insomma, magari il MAS potrebbe davvero essere una chiave, insomma, per aumentare questa quota che resta in Italia troppo bassa. E un'altra chiave, speriamo che lo siano, gli ingenti investimenti del Piano Nazionale del PNRR, di cui qui oggi a cui, insomma, ha fatto riferimento l'onorevole Paita, perché insomma, ci sono i fondi per costruire tranvie metropolitane, quindi trasporto rapido di massa su corsie privilegiate, quindi che può viaggiare a un certo tipo di velocità, così come sono stati stanziati ingenti fondi per il rinnovo dei mezzi e quindi per avere delle flotte più confortevoli
agevoli, anche dotate del wifi, eccetera, eccetera. Quindi speriamo che questi investimenti, che quindi migliorano la qualità delle, e dovrebbero aumentare e migliorare la qualità delle infrastrutture, però ovviamente poi c'è tutta la parte che riguarda gli operatori, perché non è che se l'infrastruttura o il bus è migliore, per questo le persone ci saliranno, non ce lo garantisce nessuno. Quindi dovremmo provare a schiodare questa quota modale che non si sposta. Trovo molto interessante questo suggerimento di Mocetti di... nel MAS dire anche la, scrivere anche la quantità di emissioni di CO2 per spostamento, perché questa cosa delle quantità di emissioni sarà una cosa che sempre di più entrerà nella nostra vita. I produttori di yogurt ci dovranno dire a un certo punto quali sono le emissioni nella produzione dello yogurt, ma anche nel farcelo avere sotto casa, perché verranno misurati su questo con gli ETS. Quindi nessuno, cioè, no, non è stato toccato questo argomento, secondo me è interessante. E ultima cosa che sottolineo è questa cosa dei dati. Noi stiamo riscontrando che in realtà i dati sulla mobilità delle persone e delle merci su cui noi lavoriamo in Italia sono dati approssimativi, vogliamo dirla così? Non siamo sicuri di questi dati. E soprattutto non siamo sicuri delle origini e destinazioni, delle persone e delle merci, non sappiamo bene quali tragitti fanno, questo vale anche per la programmazione delle merci. Allora, avere i big data e poterli utilizzare significa per le pubbliche amministrazioni poter programmare, poter pianificare, anche cambiare le reti, che è la cosa più complicata, perché le reti diventano obsolete, ma per muovere una linea di autobus, lo sa benissimo l'assessore Patanè, succede la rivoluzione nella zona dove tu cambi le fermate, ma questo è necessario perché le città sono delle entità viventi che si sviluppano, che non restano sempre uguali. Quindi insomma mi sembra che queste le riprendo perché sono interessanti e non erano tanto uscite, diciamo, finora, quindi grazie. E io semplicemente ho chiesto agli altri nostri interlocutori di rispondere alla domanda, perché già la domanda è: il MAS è veramente un'opportunità per l'Italia? Quindi a Raimondo Orsini, che è presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e qui anche come direttore dell'Osservatorio della Sharing. Noi ieri abbiamo avuto gli operatori, oggi abbiamo l'osservatorio che è pubblico. È davvero un'opportunità e in che senso anche lo sharing può contribuire a farla diventare un'opportunità? Prego. Grazie Morena, buongiorno a tutti, è veramente un piacere essere qui. La nostra collaborazione con TTS è storica e siamo molto contenti. Purtroppo ieri non ero potuto venire perché abbiamo avuto la conferenza sul clima, ma ho visto che avete approfondito moltissimi aspetti. Allora, la domanda è interessante anche se la vediamo dando l'accento diverso alle parole. Facciamo un giochino, perché se noi diciamo il MAS è veramente un'opportunità per l'Italia, la cosa interessante è quella che stiamo ponendo l'attenzione, e questo fa anche onore a TTS, sul fatto che riflettiamo veramente, non diamo per scontato che il MAS in quanto nuova tecnologia e innovazione sia veramente un'opportunità. Poi c'è l'aspetto invece, se mettiamo l'accento su opportunità, ma è un'opportunità concreta per cambiare in meglio le cose. E poi c'è questa piccola parolina, se invece mettiamo l'accento sull'Italia, è: ma noi come Italia possiamo guadagnare dal MAS rispetto agli altri paesi e come siamo messi? Allora, su questa domanda, secondo me, per dare risposta a questa domanda, dovremmo distinguere i due aspetti del MAS. Quello del MAS, del Mobility as a Service, come concetto, come idea, cioè la mobilità come servizio, e il fatto quindi del superamento, grazie al concetto del MAS, della vecchia abitudine a considerare il mondo della mobilità diviso in due, veicolo privato, trasporto pubblico. Noi per anni, tutti noi che ci siamo occupati di trasporto e mobilità, abbiamo visto questa dicotomia. La mobilità come servizio, come idea, come concetto, ha superato e sta facendo superare questa idea. E quindi la risposta è che la battaglia è quasi vinta già dal punto di vista del concetto. Quando abbiamo fatto, ad esempio, come Osservatorio Share Mobility, ci siamo inventati solo 4 anni fa, insieme a voi, anche insieme a TTS, il concetto del ventaglio dei servizi di mobilità condivisa, cioè il fatto che il cittadino possa scegliere fra un ventaglio di servizi a seconda di quello di cui ha bisogno in quel momento e secondo il prezzo, e quindi può scegliere alla pari fra il trasporto pubblico, fra la Share Mobility, le scale mobili, il taxi, il noleggio con conducente. L'idea del ventaglio, quando volevamo spiegare
spiegarla. Nel 2018, cioè solo 4 anni fa, avevamo difficoltà a dire che esiste questa idea del ventaglio. Mi sembra, non vorrei essere troppo ottimista, però mi sembra che invece dal punto di vista di quello che sta accadendo nelle città italiane e non solo nelle città, questa idea dal punto di vista anche delle potenzialità per i cittadini stia passando e che le opportunità del ventaglio sono evidenti a tutti, anche a quello che noi abbiamo sempre definito come il nemico, unico nemico del ventaglio, che è l'automobile privata utilizzata in città con un unico conducente a bordo, perché se ci sono più conducenti, poi se sono più con un unico passeggero, dico, se sono più passeggeri siamo nel carpooling e quello diventa invece un amico. Allora, questo aspetto del MAS è un'opportunità che si sta realizzando. Secondo punto, e anche qui l'aspetto positivo che si sta realizzando come opportunità per l'Italia, è quello della cosiddetta data-driven strategy di cui parlano tutti, ma che è alla base del mobility as a service, cioè l'utilizzo dei dati, ma soprattutto il fatto che con questi dati possiamo fare strategie. Anche questo, che solo 5 anni fa era un tema assolutamente tabù, perché c'era l'idea dei dati ma non si sapeva né come raccoglierli, cosa fare, noi stiamo vedendo che le agenzie delle mobilità stanno facendo dei passi in avanti pazzeschi su questo, e il fatto di avere delle piattaforme di condivisione con gli operatori, di condividere i dati, di utilizzare i dati, tutto questo cambierà il modo per fare i PUMS in una maniera molto più efficace, per fare tutte le strategie. Quindi questo, che è legato al concetto di mobilità come servizio, secondo me è un'opportunità che abbiamo già raggiunto e che su cui stiamo lavorando e abbiamo portato a casa dei risultati, tutti insieme, perché questo aspetto funziona solo se facciamo squadra fra centri di ricerca, città, operatori, amministrazioni. C'è un terzo aspetto che anche, lasciatemelo dire, per chi si occupa di trasporti da tanti anni è un po' una soddisfazione, nel senso che quando ci si occupa di trasporti, mobilità sostenibile, da sempre noi abbiamo visto, arrivano gli esperti delle Nazioni Unite nell'inizio degli anni 2000 e fanno vedere i programmi di decarbonizzazione mondiale e poi dicevano sì, poi c'è anche il mondo del trasporto, ma lì non c'è speranza, cioè l'energia, il building eccetera, ma sul trasporto non possiamo fare niente. E invece, grazie al concetto dei dati, alla mobilità condivisa e anche all'elettrificazione, bisogna dirlo, la parte di riduzione dell'impronta carbonica dei trasporti può finalmente funzionare anche nel mondo dei trasporti. Fra l'altro, considerare la transizione digitale e transizione ecologica come due silos separati è uno dei grandi problemi che hanno gli altri settori e non quello della mobilità. Cioè, quando noi andiamo a fare gli esempi, ad esempio al mondo dell'energia o al mondo dei parchi nazionali o al mondo dei rifiuti, e diciamo ma lo sapete che con le tecnologie potete migliorare l'impronta ambientale in pochissimo tempo? E loro dicono, ma come, stiamo cominciando, siamo solo all'inizio, guardate che cosa accade nel mondo della mobilità. Cioè la mobilità è un esempio per cui la transizione digitale può essere al servizio della transizione ecologica e possono lavorare insieme. Non è molto comune, se vediamo anche nel PNRR, questi due aspetti non sono sempre integrati, perché è difficile ancora. Quindi questo è quello che va bene, secondo me, cioè il fatto che il MAS come concetto va bene. Quello invece su cui, i nodi su cui dobbiamo lavorare nei prossimi anni sono sostanzialmente 3, secondo me. Il primo, ci chiediamo spesso, ma è un ventaglio o è uno Shanghai ancora? Cioè quello con il gioco, con tutti i bastoncini che vanno ognuno per conto suo. Cioè mettere insieme il mondo del TPL, il mondo dei taxi, del noleggio con conducente, della sharing mobility, che hanno culture, contratti, normative storicamente diverse, è difficile, e lo sa chi sta facendo il MAS. Quindi noi dobbiamo superare, e attraverso la collaborazione fra questi mondi, e prima diceva giustamente, prima di me c'è stato un intervento nella sessione recente che diceva abbiamo visto come le municipalizzate stanno considerando invece la sharing mobility come un'opportunità e non più come un potenziale competitor. Questo è il primo punto. Il secondo punto è
quello che noi abbiamo chiamato MAS e potere, cioè fra le piattaforme, diceva Sauro prima, no? È importante il rapporto fra chi gestisce la piattaforma, chi ha i servizi, quanti sono, quanto è libero il mercato, quanto è libero l'accesso, ma anche la forza che c'è fra questi due. Anche qui bisogna lavorare per migliorare questo aspetto, quindi su questa è un'opportunità, bisogna lavorare. Il terzo punto, e qui chiudo perché noi siamo la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, quindi l'aspetto sostenibilità è centrale, è anche qui quello che diceva Sauro prima sul discorso della mobilità sostenibile. Dobbiamo stare attenti perché se la torta della domanda, grazie al MAS, non si ingrandisce, cioè se noi non andiamo, grazie al MAS, a rubare domanda alla mobilità privata dell'auto in città, noi abbiamo due effetti negativi. Primo, che non raggiungiamo la mobilità sostenibile in un paese che ha 650 automobili ogni 1000 abitanti e in città come Roma che ne hanno quasi 700. Quindi un problema ambientale di sostenibilità. Ma un problema che ci fallisce il MAS, perché gli operatori poi di trasporto, se devono pagare una quota anche a chi fornisce la struttura informatica, poi che fanno? Si mangiano domanda fra di loro, e se si mangiano domanda fra di loro diventa una guerra fra chi invece deve essere alleato. Quindi questo è l'altro aspetto, cioè tutto quello che dobbiamo fare è orientare il MAS verso la stella polare che è la mobilità sostenibile. E chiudendo, tu hai lanciato una cosa molto interessante sulla CO2. Io feci parte di un gruppo di lavoro per la definizione con lo standard ISO e CEN europeo sul calcolo delle emissioni di CO2 di tutte le modalità. Lì ci sono delle forchette importanti nel calcolo a seconda della metodologia che utilizzi. Quindi è fondamentale anche lì legarsi a degli standard europei e internazionali che favoriscano l'obiettivo che è quello della sostenibilità. Sono 4 temi su cui dobbiamo lavorare, ma visto quanto siamo andati veloci in questi 4 anni, secondo me possiamo farcela risolvere in 2-3 anni, a mettere un po' i pilastri in 2-3 anni di questi temi. Grazie. Grazie, e sottolineo solo che a proposito dello sharing, che penso che sia una delle cose che ha detto, mi dispiace, la cito un'altra volta, ma così cito anche delle donne che di solito in questi, quando parliamo di trasporti, sono così poche. Credo fosse una delle considerazioni che ha fatto in altra sede Anna Donati, che la città dove il numero delle auto private è calato di più è Milano, ed è grazie allo sharing. Quindi lo sharing è una modalità che ha aiutato molto a ridurre la proprietà e quindi a ridurre il numero delle auto in circolazione. Quindi diciamo che Milano è un esempio che va sottolineato. E l'altro spunto che mi prendo è che però per fare questo, cioè per andare a una maggiore sostenibilità ambientale, noi abbiamo assolutamente bisogno del ruolo regolatore dei comuni. Se i comuni non fanno i PUMS, se i comuni non fanno contrasto all'auto, se i comuni non decidono come si utilizza lo spazio pubblico, la torta non si allarga. Uno dei modi per allargare la torta è che bisogna anche un pochino obbligare le persone a cambiare le loro abitudini. Ovviamente rendendoglielo facile, perché se glielo rendiamo troppo difficile non succede niente. Però c'è sicuramente anche, oltre al tema dei servizi, al tema delle regole nell'uso degli spazi delle città, che sono spazi finiti e che oggi le auto occupano in maniera assolutamente preponderante. E sono davvero contenta di poter adesso dare la parola al dottor Roberto Tundo, che è il Chief Technology Innovation and Digital Officer di Ferrovie dello Stato Italiane, che spero che abbiamo in collegamento. Buongiorno. Perché loro, buongiorno, diciamo, e grazie per l'invito. E loro sono stati i primi che hanno tentato di fare, che hanno fatto un MAS, no, che l'hanno fatto, che si chiamava Nugo, che molti di voi conoscono. E poi a un certo punto hanno cambiato strada, e però insomma nel presentare il piano decennale delle ferrovie, il nuovo amministratore delegato Luigi Ferraris ha parlato lungamente delle piattaforme tecnologiche e del fatto che comunque le FS vogliono andare ad investire su questi strumenti anche, diciamo, per la loro organizzazione, per la loro efficienza interna, non solo, diciamo, da un punto di vista dell'utenza che può essere passeggeri, ma che nel caso di FS è anche merci. Quindi trovo, insomma, veramente, per questo lo ringrazio, rilevante che noi abbiamo a questo panel il principale operatore ferroviario italiano, quindi quello che sposta milioni di persone tutti i giorni sull'alta velocità e nei treni regionali, e sentire appunto a questa domanda, no, è veramente un'opportunità per l'Italia, cosa risponde? Prego.
Grazie nuovamente per l'invito e alla domanda rispondo intanto sinteticamente assolutamente sì, è una grande opportunità per l'Italia, tanto da essere parte integrante del piano strategico che il gruppo Ferrovie ha recentemente reso pubblico proprio sulle tematiche che riguardano anche il tema della mobilità, dell'intermodalità e di quello che significa non soltanto per il mondo passeggeri, come citava prima, ma anche per il mondo appunto delle merci, tenendo conto del fatto che all'interno, tra l'altro, del gruppo abbiamo non soltanto la componente di trasporto ferroviario, passeggeri e merci, abbiamo anche la componente di trasporto su gomma e le infrastrutture ferroviarie e stradali, quindi chi se non il gruppo FS poteva iniziare a dare sotto questo punto di vista un po' l'esempio al proprio interno per sviluppare questo tipo di proposizione. Ed è quello che abbiamo fatto. Partirei però da alcuni punti che sono stati toccati da chi mi ha preceduto in queste due giornate e prima di tutto partirei e porrei l'attenzione e l'accento su quello che significa MAS, che è sicuramente un tema di mobilità ovviamente, ma prima di tutto è un servizio e come tale deve essere offerto e viene anche recepito da chi poi ne fruisce, che poi è un cliente. Quindi il cliente rispetto al servizio ha le sue attese, ha le sue aspettative e il servizio si attende prima di tutto che venga svolto nel migliore dei modi possibili, visto che corrisponde una quota economica per quel tipo di servizio. Proprio perché è un servizio, alcuni punti meriterebbero un ulteriore approfondimento, ossia qual è il minimum viable product di questo servizio, ossia si è parlato dei dati, tra l'altro, che girano attorno ovviamente al servizio di mobilità. Questi dati sono, a mio parere, classificabili intanto in due grandi mondi. Ci sono i dati minimi che sono necessari a quello che appunto è il minimum viable product di questo servizio di mobilità e che a mio parere devono essere equiparati a dati di pubblica utilità, come è stato citato prima da alcuni colleghi che sono intervenuti prima di me, e pertanto non possono essere negati in termini di condivisione tra gli operatori di trasporto e gli operatori che poi erogano i servizi di mobilità. Queste due entità, fra l'altro, quindi l'operatore di trasporto e l'operatore che crea e offre i servizi di mobilità, sono solo due tra quelli che sono le entità che girano attorno al mondo di una mobility as a service. Ce ne sono molti altri, in qualche modo credo che all'interno del concetto di minimum viable product occorra citarli, classificarli e definire quali sono le relazioni, dando anche dei requisiti minimi di ingresso in questo per quello che è un operatore di trasporto che si affaccia al mondo della mobilità, della mobility as a service, e un operatore di servizi commerciali di mobilità. Questo perché per poter garantire al cliente del servizio di mobilità che quel servizio abbia dei requisiti minimi appunto di servizio, dei livelli minimi di soddisfazione del servizio che evitino quello che diverrebbe poi un problema collettivo, cioè che i servizi di mobilità di queste piattaforme di mobility as a service possano essere inficiati da disruption di servizi più o meno ampi, al punto tale che, lo citava anche lei prima, se non vengono offerti intanto con semplicità e poi garantiti in termini di servizio, producono un effetto boomerang che porterebbe nuovamente all'utilizzo del mezzo proprio, perché è quello poi l'elemento chiave verso cui rivolgere invece i servizi che non dico si oppongono ma si offrono come alternativa al mezzo privato, potrebbe appunto ritornare come effetto boomerang. Un ruolo importante quindi degli operatori di trasporto, un ruolo importante degli operatori di mobilità e con regole ed obblighi che devono essere reciproci e che devono basarsi
su un trust reciproco e armonizzare questi differenti settori che possono rientrare nel MAS, quindi non soltanto gli operatori di trasporto, gli operatori che poi creano e offrono servizi di mobilità, è necessario tenendo sempre presente quello che poi è il ruolo principale, cioè un cliente vero e proprio, che è molto più di un passeggero, perché all'interno appunto di un servizio di mobilità entrano servizi anche differenti da quello specifico del trasporto. In questo senso, quello che abbiamo già fatto all'interno del gruppo Ferrovie nel passato, provato poi anche in termini di mercato con quell'esperienza che è stata Nugo, che aveva però delle caratteristiche un po' particolari, tanto da non avere poi una particolare presa di mercato, di questo il gruppo ha fatto tesoro e proprio in questi mesi ha sviluppato una proposta differente, che intanto è una piattaforma interna al gruppo di mobilità integrata, lo dicevo prima, grazie anche a quello che è stato definito sul piano strategico, la creazione di questi poli, il polo passeggeri, il polo merci e logistica e in particolare il polo urbano, che insieme agli altri due poli crea appunto la possibilità, in questo il gruppo ha direi delle caratteristiche uniche a livello di sistema paese, di poter mettere a disposizione una piattaforma di questo tipo, piattaforma che abbiamo ovviamente condiviso con i colleghi del Ministero della Mobilità Sostenibile e della Transizione Digitale e che ovviamente poniamo in un'ottica di piattaforma aperta, una piattaforma su cui l'integrazione di chi vuol entrare su questo genere di piattaforma è aperta, disponibile, seguiamo quelli che sono ovviamente i protocolli già presenti, motivo per cui appunto ci stiamo raccordando direi nativamente con il Ministero della Mobilità Sostenibile. Un punto importante, così cerco di ridurre anche i miei tempi di intervento, è legato ad un aspetto particolare. Riprendo il punto che avevo citato all'inizio, la mobilità intesa in questo senso è principalmente un servizio, con tutto ciò che il servizio vuol dire. Quando c'è una disruption importante tale da avere quello che poi è un crisis management, quando un servizio di questo tipo presenta delle disruption importanti, comporta che gli operatori che concorrono a questa mobilità abbiano chiari quelli che sono i loro ruoli e i loro anche obblighi nel poter accogliere quella parte di domanda di quel servizio che non è stata per vari motivi soddisfatta. Questo è un aspetto importante, il tema della gestione dei momenti di crisi, delle disruption degli servizi. Poi ho ascoltato con molta attenzione quello che dicevano i colleghi relativamente a quello che può essere l'evidenza delle emissioni di CO2 in termini di poste dei vari servizi di mobilità, perché come dicevo prima non è più una proposta di viaggio, è una proposta di servizio di mobilità integrata da tante cose, molto interessante, e devo dire su questo chiaramente il tema del trasporto ferroviario ha nativamente una sua impronta in termini di sostenibilità ambientale che è molto molto importante. Grazie mille, dottor Tundo, per essersi collegato e anche per avere, grazie a voi, per avere sottolineato intanto il ruolo, il fatto che con questo polo dei servizi urbani le FS vogliono essere più protagonisti anche con i treni regionali nella mobilità metropolitana, e quindi questo potrebbe aiutare moltissimo, perché con la chiusura dell'anello ferroviario a Roma, qui l'assessore Patanè, oppure col terzo valico a Genova, che sono i due esempi che ha fatto anche l'amministratore delegato Ferraris, diciamo che le FS si propongono anche loro di aumentare molto, diciamo, la loro capacità di trasportare passeggeri con questa modalità veloce che è il treno e anche molto sostenibile dal punto di vista delle emissioni,
nel pendolarismo, nell'ingresso alle città, insomma, quindi è uno degli elementi su cui ruota il piano strategico delle ferrovie. Credo che sia molto importante questa grande attenzione ai poli urbani che sta ponendo questo piano, che è anche un, secondo me anche la novità forse più importante di questo piano rispetto ai piani che ho seguito negli anni. Ed è molto interessante quest'altra cosa delle disruption, dei ruoli e degli obblighi della gestione della crisi. Faccio un riferimento che forse molti di noi in questo periodo hanno vissuto, quello che sta succedendo sul trasporto aereo, nonostante le regole europee e nonostante quello che dovrebbero fare i vettori, è un disastro da un punto di vista dei passeggeri, perché non garantisce la riprotezione, si fa fatica ad avere i rimborsi. Quindi questo tema delle, ovviamente le disruption in ambito urbano magari sono meno importanti, ma se pensiamo a un viaggio door to door che non è solo nell'ambito di una città, ma come ha l'ambizione il MAS, da un punto all'altro dell'Italia, questo diventa, la gestione della crisi e del rispondere al cliente diventa fondamentale. Quindi grazie ancora per la partecipazione e adesso grazie a voi. E passo la parola al dottor Giorgio Moroni, che è l'amministratore delegato di Free2X. Anche a lui, appunto, avevo fatto la stessa domanda. Lui potrebbe essere un attore della rivoluzione MAS, perché potrebbe essere un operatore MAS, e quindi, diciamo, da questo punto di vista, come vede lui le prospettive future, insomma, è interessante e aggiunge, diciamo, alla nostra discussione un altro punto di vista che non abbiamo ancora affrontato. Prego. Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie. Rispondendo alla domanda, il MAS è un'opportunità e forse per la prima volta c'è anche consapevolezza che la tecnologia e la digitalizzazione consentono effettivamente il portare avanti progetti così ambiziosi. Però l'esempio proprio del trasporto aereo secondo me è interessante, perché un settore che è molto avanzato, l'abbiamo visto anche nelle chart precedenti, che utilizza molto la parte digitale per la prenotazione, soprattutto nel mondo leisure, sono in realtà gli aeroporti, io vengo un po' da quel mondo, che sono particolarmente smart, quindi sono smart city, dove la programmazione dei terminal e di tutte le infrastrutture avviene con quello che è il big data che cerchiamo di fare nell'ambito del PUMS. Però poi alla fine, se il servizio, il momento della verità in cui si eroga il servizio, non è coerente con quelle che sono, diciamo, le prospettive e anche le opportunità che la tecnologia offre, ci sono le situazioni che stiamo vivendo. Quindi credo che questi shock, come quelli che stiamo vivendo, abbiamo vissuto negli ultimi anni, portino anche però ad accelerazioni nei processi, e quindi la sostenibilità e quindi il MAS può essere un po' come è stata la videoconferenza, che sembrava un po' una chimera all'inizio e oggi invece è di comune utilizzo. Ci sono anche evoluzioni che non necessitano necessariamente di shock, come può essere, che ne so, quando uscì l'iPhone. Prima vedevo l'esempio di una società che si è lanciata sul MAS, che è di Helsinki, all'epoca tutti avevano il Nokia, adesso tutti hanno un prodotto che quando uscì non c'è stata una crisi per poterlo fare poi rendere di uso comune. Quindi ci sono delle abitudini che cambiano per motivi, diciamo, evolutivi. La tecnologia sicuramente evolve continuamente e trova però clienti. Il vero problema credo sia oggi quello di mettere a fattor comune i dati, perché i dati, che spesso sono anche dati di clienti, sono stati un po' e saranno, sono noi, un po' il limite che potrà far procedere e progredire iniziative di MAS, e contestualmente una regolazione chiara che eviti anche la nascita e la formazione di monopoli o di oligopoli, che sicuramente questo non aiuta. E la tecnologia in realtà consentirebbe di superare queste limitazioni. Il tema è poi la volontà e un quadro, ripeto, regolatorio che lo consenta. Questo ci porta a dire che noi, che siamo nati con la stella polare della sicuramente mobilità e della sostenibilità, stiamo realizzando infrastrutture di ricarica proprio elettriche, quelle più avanzate, quelle a 300 kW. Siamo partiti, siamo una società del gruppo di autostrade, ma stiamo andando fuori dalle autostrade per rendere appunto anche l'utilizzo e l'esperienza da parte di chi guida un'auto elettrica sicuramente simile a quella di un motore tradizionale, e quindi l'impronta carbonica sicuramente è uno delle nostre stelle polari. Stiamo guardando dossier sull'idrogeno, però sul MAS noi siamo molto
convinti che bisogna fare sistema e bisogna fare squadra, quindi non bisogna pensare di lanciare soluzioni stand alone, ma bisogna trovare il modo di lavorare in un approccio per quanto possibile win-win con tutti gli attori, mettendo ovviamente nel ragionamento le infrastrutture, non solo quelle di ricarica, ma le infrastrutture di mobilità, gli autoveicoli, la tecnologia consente di metterle tutte in connessione, ma poi, ripeto, riuscire a lavorare insieme e ognuno ritrovando la propria fetta del business, non scordandosi che però, come abbiamo visto dalle chart, prima della presentazione di PwC, molto si muove ancora sul trasporto privato, quindi per me MaaS deve necessariamente coinvolgere e quindi gestire anche quella fetta importantissima di mobilità che ancora si utilizza in mezzo privato. E per questo quindi ci sono infrastrutture, Ferrovie è una di queste, ma anche noi, che stanno pensando a sistemi di mobility hub che siano veramente intermodali. Bisogna dare anche l'opportunità e poi forse anche qui regolazione, incentivi e disincentivi per l'utilizzo del mezzo privato. Altrimenti si parla sempre di come far, come dire, digitalizzare esperienze di ticketing sul MaaS, non può essere questo, deve essere qualcosa di molto più ampio, l'ho sentito dire, quindi anche noi la pensiamo così e dobbiamo metterci un po' insieme, tutti gli attori. Noi faremo la nostra parte, non puntiamo a essere un monopolista o un oligopolista, quindi anzi saremo un pezzo di un sistema che speriamo si sviluppi non solo nelle città, ma fuori dalle città, bisogna connetterle le città smart, l'abbiamo visto nella chart del Veneto. L'Italia è il paese delle mille città, ma è anche di una grossa urbanizzazione, diciamo, nella parte tra le città, e quindi il MaaS non può limitarsi alle città, deve essere una connessione tra città e tra territori. Spero di non essere stato lungo, grazie. No, anzi, è stato... Grazie mille anche per la sintesi. Sottolineo due o tre cose. Uno, la sfida dello smart working che pone tutti gli operatori a cercare di capire invece come gli operatori del trasporto collettivo, voglio dire anche della sharing, invece ad aumentare la loro capacità di attrarre i viaggi leisure, perché i viaggi per lavoro sono diminuiti e continueranno a diminuire. Mi sono scordata di dire prima che a proposito delle FS, che le FS stanno condividendo e stanno discutendo col professor Vito Mauro, mi sembra molto interessante, lo ricordo, perché siccome nella PA c'è l'obbligo del riuso delle tecnologie già esistenti, si è creato questo rapporto tra FS, il Ministero e Vito Mauro, proprio per l'utilizzo di infrastrutture tecnologiche che già ci sono già, e mi sembra un bel esempio da sottolineare. Il fare sistema ormai abbiamo capito che è indispensabile. L'ultima cosa che dico è che lei ieri non c'era, ma ieri si è detto che proprio chi oggi rappresenta la clientela dell'auto privata forse ha più chance di portare i suoi utenti dentro al MaaS, perché chi usa già il TPL lo usa già. Allora chi invece ha una clientela auto è il soggetto che più può tentare di portarla verso una mobilità più sostenibile. Quindi voi avete sicuramente, voi e gli altri, insomma, penso, insomma, agli altri che lavorano con gli utenti dell'auto, che sicuramente hanno un ruolo assai importante. Passiamo invece adesso ai provider tecnologici, e quindi do la parola al dottor Fulvio Daloia Cascone, che è Industry Executive Partner di IBM Italia. Prego. Grazie Morena, grazie a tutti. Grazie Morena, grazie agli amici di TTS. Ecco, alcuni di voi forse si chiederanno cosa ci fa IBM sul palco. Noi adesso brevemente abbiamo, grazie a una, diciamo, plurinaria esperienza di collaborazione col gruppo Ferrovie, abbiamo sviluppato la piattaforma Nugo, che finalmente, diciamo, oggi è stata nominata. Ieri qualcuno forse l'è dimenticata nei diversi benchmark, ma al di là, diciamo, della cosa. Ecco, io oggi volevo rispondere a questa domanda guardando appunto esattamente a quelle che sono le lesson learned dell'esperienza Nugo. L'esperienza Nugo chiaramente, diciamo, era, diciamo, a detta di molti, la piattaforma, gli antisegnali della piattaforma MaaS. Forse ancora allora non si usava questo termine, nel 2018, però insomma è stata ed è tuttora, ne ha parlato Roberto come soluzione adesso che, diciamo, verrà probabilmente, diciamo, rivampata, è la soluzione che consente di comprare il biglietto, tutti i biglietti da qui a Pompei o a Positano, se vogliamo prendere un traghetto. E già oggi, diciamo, già qualche anno fa, era in grado di fare tutto ciò.
Quali sono le lesson learned che abbiamo imparato e come queste possono essere utilizzate appunto per rendere realmente il MAS un'opportunità per l'Italia? Quattro punti. Il primo, la digitalizzazione. Se ne è parlato molto. La soluzione digitale è qualcosa di molto dirompente. Perché? Perché rompe gli schemi di riferimento, rompe quelli che sono sostanzialmente i modelli di consumo, ma non solo, ma soprattutto di erogazione del servizio degli operatori. Quando giravamo, anche con l'aiuto dei colleghi di Price, d'Italia, per spingere all'adozione del modello digitale, è innegabile che c'era un po' di, diciamo, di opposizione. Perché? Perché i sistemi esistenti, i sistemi legacy, sono sistemi di automatic fare collection, automatici basati su smart card, su soluzioni tradizionali. E dietro c'è tutta una serie, diciamo, un'economia, ecco, diciamo così, che non è facilmente, come dire, sostituibile. Per cui la digitalizzazione comporta questo, è disruptive. Se si vuole fare un progetto, diciamo, reale di massa, bisogna accettare che c'è uno switch nell'utilizzo delle tecnologie. Ma non è, diciamo, un pericolo, è da vedere come un'opportunità. Perché? Perché se doto il mio cittadino di un dispositivo mobile, che è quello che utilizziamo tutti quotidianamente, per accedere a tutti i servizi della mobilità, ho fatto un servizio non solo al cittadino, ma l'ho fatto anche agli operatori stessi, che non dovranno inventarsi N sistemi di bigliettazione, che non dovranno dotarsi di N dispositivi e quant'altro, ma utilizzeranno gratuitamente il dispositivo del cittadino per farlo entrare nei servizi. Vogliamo mettere un validatore, metteremo un validatore per ragioni di sicurezza, ma se ne può fare anche a meno, perché è sufficiente avere un tap-in tap-out, una geolocalizzazione, un qualsiasi forma in cui il cittadino può facilmente entrare nei servizi. E di contro gli operatori possono facilmente acquisire l'informazione su cosa i cittadini hanno realmente consumato, cosa realmente hanno usato. E dunque, anche qui, l'informazione arriva direttamente dall'utente e arriva in tempo reale. Non c'è bisogno di raccogliere informazioni dai mezzi pubblici, di strumentare, diciamo, la... So che mi sto facendo qualche nemico dicendo questo, però... questo, insomma, è il punto. Bisogna trovare il modo per rendere la digitalizzazione veramente efficace. E questo, diciamo, è uno stimolo per tutti gli operatori. Il secondo punto, guardando, diciamo, l'altro lato della medaglia, è come integrare i partner, come fare in modo che tutti gli attori vogliano collaborare a questo modello. L'iniziativa del MAS for Italy inevitabilmente, diciamo, indubbiamente dà un forte boost, perché crea, a questo punto, invita a creare questo oggetto, questo database, diciamo, comune di condivisione dei dati e delle informazioni. Bisogna fare qualcosa in più. Ne parlavamo ieri, bisogna innanzitutto dettare le regole di utilizzo di questi dati. Posso definire l'alfabeto, però poi devo stabilire come si scrivono le parole e come queste parole vengono messe insieme, altrimenti ciascuno utilizzerà il dato ai propri fini. Ciascun operatore MAS utilizzerà quei dati e pubblicherà, diciamo, legittimamente, semmai col bollino di un dato certificato, il dato come crede, per cui un operatore di taxi, per citare un caso qualsiasi, darà prevalenza alla connessione col taxi, un altro operatore di mobility as a service darà la connessione attraverso una bicicletta e così via. Per cui si creerà, diciamo, tornando al paradigma delle lettere, una Babele, cioè ciascuno vorrà introdurre il suo linguaggio, il suo lessico. Però, diciamo, ci sono anche qui le opportunità, per cui l'opportunità è quella di, se non si vuole necessariamente fornire una piattaforma, come dire, centralizzata, ma quantomeno di dettare delle regole di comportamento su come debbano essere utilizzate queste informazioni e di come queste informazioni debbano essere rese pubbliche. Un terzo punto, molto altrettanto importante, scusate, torno sul secondo dicendo, è questa trasparenza che poi consente a tutti gli attori di entrare nel modello, perché uno dei rischi principali è che non entro in quel modello perché rischio di essere discriminato da un altro operatore. Ci sono ragioni di concorrenza, per cui non c'è solo concorrenza modale tra il taxi e il monopattino, ma anche attraverso, all'interno della stessa modalità, tra più operatori di, diciamo, appunto, modali, in questo caso del monopattino. Terzo punto importante, l'informazione.
Piana citava Roberto, anche Moroni. Quando io do un'informazione al cittadino su quello che è il mezzo migliore da prendere, e semmai glielo do anche in tempo reale perché conosco la sua posizione, divento responsabile di quell'informazione. Divento, e soprattutto se poi gli vendo anche un biglietto, finché io sono Google, sono Waze, sono un navigatore e gratuitamente sto dando un'informazione, la responsabilità ricade sul driver, che assume più o meno correttamente quell'informazione e la fa propria, la utilizza o meno. Ma nel momento in cui io chiudo un contratto, gli vendo un biglietto, gli vendo un servizio, e divento io responsabile. O quantomeno mi devo assumere la responsabilità che poi alla fine quel servizio venga correttamente erogato. Si parlava di end-to-end, ma è sufficiente avere l'informazione sulla disponibilità del parcheggio? Ecco. Avere la possibilità di dare a chi si è recato oggi qui prevalentemente in auto di sapere qual è la disponibilità dei parcheggi è un'informazione che tra l'altro lì è facile, un caso d'uso facile da realizzare. Ecco, ma quell'informazione diventa fondamentale, io l'avrei consumata immediatamente, perché? Perché mi dava un'informazione utile a, a semplificare la mia esperienza, ma nel tempo stesso deve essere veritiera e rappresenta, uso un termine scusate improprio, il vero cavallo di Troia con cui io resto ingaggiato, perché domani aprirò nuovamente l'applicazione della mobilità di Roma, perché l'informazione che mi serve è quella, e non aprirò Google, non aprirò più Waze. Per cui nel momento in cui io riesco a dare al cittadino un'informazione tale da fargli cambiare le sue scelte, o comunque confermare le sue scelte, l'ho ingaggiato, ho stabilito quel trust è fondamentale con cui io posso erogare qualsiasi tipo di servizio. Il quarto punto, che che meriterebbe, appunto, essendo troppo lungo, una sessione dedicata di TTS su questo tema, sono i modelli economici di sostenibilità. Quanto effettivamente il bus è sostenibile? Quali sono i modelli economici che ci sono dietro? Si è parlato di sostenibilità ecologica, ambientale, assolutamente sì. Ci sono dei driver che, appunto, ci è stato detto, sono utili, facili da misurare, ma in realtà quali sono i reali modelli economici che consentono al privato, ma perché no, anche al pubblico, di autofinanziare il modello? E qui, ci sono diverse soluzioni, dal modello subscription al modello best fare, ma bisogna sviluppare, ancora un po' meglio quelli che sono le capacità. Come si fa? Utilizzando i dati. L'abbiamo detto prima l'esempio del parcheggio. Dare quell'informazione mi consente di, perché no, tariffare meglio i parcheggi, utilizzare un sistema di revenue management che varia in ragione dell'andamento della curva la tariffazione, che mi consente di dire, oltre che a comprare quel servizio, ti offro anche qualche altro servizio, e così via. Chiudo perché esigenze di tempo. e niente, insomma, vi rimando a eventuali approfondimenti su questi temi. Grazie mille Fulvio, e do adesso la parola a Smeraldo Fiorentini, direttore generale divisione Transportation e Logistics di Almaviva. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Concedetemi solo una brevissima presentazione della mia organizzazione, di Almaviva. Almaviva è una multinazionale italiana. Sviluppiamo circa 1 miliardo di fatturato nel settore delle Information and Communication Technology, di cui 1/3 all'estero, con un obiettivo nei prossimi anni di crescere in termini di fatturato, soprattutto sui mercati internazionali. Nell'ambito del gruppo opera una divisione appunto dedicata al settore dei trasporti e della logistica. Collaborano in questa struttura oltre 1000 professionisti, che hanno sì una competenza sulle tecnologie digitali, ma soprattutto una competenza sui processi trasportistici, e questo sicuramente è un elemento che ci distingue rispetto a altri operatori del mercato. E noi nasciamo nel mondo, nel settore ferroviario, operiamo nel mondo del trasporto ferroviario da oltre 25 anni, ma ormai abbiamo poi intrapreso lungo il nostro percorso anche soluzioni e competenze su tutte le altre modalità di trasporto, e abbiamo a partire dal 2015 avviato un progetto molto ambizioso, realizzare una piattaforma dedicata al settore e dedicata soprattutto a tutti gli operatori del settore, quindi authority,
gestori delle infrastrutture, operatori di trasporto tradizionali, di sharing, e con l'obiettivo di supportare tutti i processi, sia di business che operativi, ma soprattutto supportare tutti quelli che erano i nuovi paradigmi della mobilità che si stavano affermando. Il progetto è partito nel 2015, ti confermo che già nel 2015, anche se per pochi addetti ai lavori si parlava di MAS, e un processo che poi, come sappiamo, si è accelerato enormemente. Oggi possiamo dire che, e lo condividiamo tutti, noi stiamo vivendo un momento di grossa evoluzione nel mondo dei trasporti, sia dei passeggeri che delle merci. Qualcuno addirittura la classifica come una vera e propria rivoluzione. Una rivoluzione che fra l'altro è stata enormemente accelerata dagli ultimi eventi, anche eventi molto drammatici come la crisi pandemica, che ha messo anche in risalto quelle che sono, diciamo, le criticità del settore, in particolare la poca resilienza e flessibilità nel settore dei trasporti, in particolare passeggeri urbano. Ecco, quindi sicuramente stiamo avendo quindi una fase di grande evoluzione nel settore che, come sappiamo, poi ha impatti enormi sia di tipo socio-economici su tutte le imprese, i cittadini a livello globale. I principali filoni di innovazione sia organizzativa che tecnologica su cui, diciamo, le tecnologie digitali hanno un pulso sicuramente prioritario, possiamo identificarli in due macro ambiti: quello dei veicoli, diciamo, a guida autonoma, connessi fra di loro e connessi poi con l'infrastruttura di trasporto. E l'evoluzione di questo filone sicuramente porterà delle innovazioni e dei cambiamenti proprio nei servizi di mobilità, forse oggi nemmeno immaginabili. L'altro filone è quello appunto della trasformazione dei servizi di mobilità, che tutti noi oggi classifichiamo appunto sotto il cappello del MAS. Dire cose, diciamo, un po' diverse e innovative rispetto a quello che è stato detto negli ultimi due giorni anche in questa tavola rotonda è complicato, devo dire, quindi un compito difficile. Fra l'altro, anche io volevo fare un po' un giochino sulla domanda della tavola rotonda, quindi cambio la domanda e la risposta sicuramente è affermativa. Aggiungo soltanto un soprattutto. Quindi sì, è un'opportunità soprattutto per l'Italia, perché, e da questo dobbiamo essere consapevoli, le nostre aree urbane sicuramente registrano un gap rispetto alle altre città europee e non solo, l'ha sottolineato molto bene il tema della competitività proprio delle aree urbane, no? Quindi, fra l'altro, rispetto a un fenomeno in corso, che è quello appunto di un fenomeno demografico in cui lo spostamento della popolazione è proprio nelle grandi aree urbane, e quindi sempre di più la qualità dei servizi dell'area, dei servizi di mobilità che le nostre aree urbane sapranno offrire ai propri cittadini diventerà un elemento proprio distintivo e di, diciamo, competitività per l'intero sistema paese. Ora, volendo proprio sintetizzare al massimo, no, abbiamo sentito varie definizioni di MAS, ma il concetto, la sintesi estrema è che l'obiettivo del MAS è quello di spostare appunto i cittadini dall'uso dell'auto privata a servizi di mobilità più facilmente accessibili, quando e come vogliono. Ecco, sembra veramente un obiettivo molto, molto semplice, immediato. Mi verrebbe da dire a portata di app, no? Come, che è stato un po' l'approccio degli ultimi anni. Fortunatamente sono ormai operative, l'abbiamo ascoltato in questi due giorni, tante esperienze che hanno consapevolizzato tutti gli attori in gioco sul fatto che dietro l'app c'è invece un mondo molto più complicato sia da un punto di vista proprio di modello di business, lo accennava anche prima il collega, modello organizzativo, e anche dal punto di vista proprio tecnologico. Quindi veniamo poi al settore più che ci riguarda, modello organizzativo, perché anche qua è stato ripetuto più volte, i modelli di mobilità sono modelli complessi che coinvolgono tanti attori, no? Gli attori di centrali locali, i gestori di infrastrutture di trasporto, gli operatori di trasporto tradizionale piuttosto che quelli di mobilità dolce, e i technology provider come noi. Ed è importante, e questo mi sembra che ormai convergiamo tutti su questa diciamo necessità, operare a sistema per raggiungere poi effettivamente gli obiettivi che ci stiamo proponendo. A volte si ha l'impressione invece che, come dico, siamo tutti a rincorrere un po' la palla, no? Quindi
cercando, ma giustamente, anche un nuovo ruolo, un nuovo cambiamento all'interno delle singole organizzazioni. E l'altra grande difficoltà che noi riscontriamo, almeno nelle esperienze che stiamo portando avanti, non solo in Italia ma anche a livello internazionale, è più tecnologica, quindi la necessità di andare a lavorare su sistemi preesistenti, di integrare sistemi che esistono, che si sono sviluppati in decenni, con logiche, diciamo, senza una linea guida in termini di standard, con tecnicamente si chiamano protocolli di colloquio differenti, modelli dati differenti. Allora sarebbe troppo facile intervenire, azzerare tutto, partire da un greenfield e rifacciamo tutto da capo. Questo non è possibile, chiaramente, quindi il grande sforzo iniziale è quello proprio di mettere a fattor comune tutti i sistemi preesistenti. Su questo faccio giusto un accenno veloce, non solo perché c'è l'assessore in sala, ma perché credo sia un'esperienza significativa come best practice. Con l'Agenzia della Mobilità di Roma, noi abbiamo supportato l'Agenzia nello sviluppare una centrale di mobilità che ha visto uno sforzo immane iniziale, quello di integrare 40 sottosistemi diversi operanti su tutto il territorio, ZTL, parcheggi, centrali semaforiche, tutte chiaramente che avevano un livello di obsolescenza importante, parlavano linguaggi diversi, però questo ha consentito di creare quelle fondamenta su cui oggi è molto più facile andare poi a sviluppare dei servizi a valore. Ecco, e quindi sicuramente il tema, diciamo, il messaggio che vorrei lanciare è: non esistono scorciatoie per arrivare all'obiettivo finale, c'è un percorso complicato, complesso, di sistema, e diciamo, l'obiettivo è quello, il punto di partenza è quello di creare, anche qua abbiamo sentito un po' da tutti l'importanza dei dati, i dati sono la materia prima poi di tutti i servizi digitali che andremo ad offrire, ed è necessaria una buona organizzazione, gestione, certificazione dei dati, perché solo così poi possono diventare informazione, possono diventare conoscenza, azione in alcuni casi, altrimenti rischiamo che diventano solo ulteriori costi per le organizzazioni. Ecco. Grazie mille, e vedo tanto lavoro per il professor Vito Mauro e per il Ministero. E per chiudere questa tavola rotonda do adesso la parola al professor Pierluigi Coppola del Politecnico di Milano, ingegnere dei trasporti, che è anche un esperto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e che sta anche lui collaborando alla stesura del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica. Gli chiedo di fare appunto un wrap up, come si dice in inglese, di ovviamente oltre alle sue opinioni anche di chiudere con valutazioni conclusive questa tavola rotonda, e poi diamo la parola all'assessore e a Rossella. Prego. Grazie. Grazie Morena e buongiorno a tutti, grazie per questo invito alla tavola rotonda. Sono stati due giorni veramente intensi. Mi congratulo con TTS Italia per aver organizzato questo convegno, per la qualità delle relazioni e per gli spunti che sono emersi. E come diceva già qualcun altro, parlare per ultimo dopo una due giorni così intensa e dopo aver ascoltato delle relazioni così puntuali e di qualità è difficile, il rischio di ripetersi, anzi è la certezza di ripetersi, per cui io voglio subito smarcare la domanda: il MAS è veramente un'opportunità per l'Italia? La risposta è chiaramente sì, la risposta è sì, perché il MAS, l'abbiamo visto, è integrazione, l'integrazione favorisce in particolare il trasporto pubblico, lo rende più competitivo, riduce la dipendenza dell'auto e riduce anche la car ownership, cioè la necessità di avere un autobus. Anche un dato che mi ero segnato è già stato pure riportato, cioè l'esperienza di WIM ad Helsinki dimostra che in 5 anni, chi dal 2017 ad oggi, chi utilizza il MAS utilizza per il 95% il trasporto pubblico. Quindi il MAS favorisce il trasporto pubblico, e favorire il trasporto pubblico oggi significa traguardare quegli obiettivi di mobilità sostenibile, in particolare l'obiettivo specifico del shift modale verso una mobilità collettiva, una mobilità attiva e una mobilità condivisa, ovvero
tendere a quel modello che noi in un libro che stiamo pubblicando abbiamo chiamato modello della post-car city, che è un modello sicuramente sostenibile. Dicevo, molte relazioni che hanno rappresentato bene lo stato dell'arte in Europa, nel mondo, ho visto anche applicazioni a Dubai ed in Italia. E quindi io, grazie per avermi chiesto di fare un wrap-up, io proverò a fare un wrap-up molto sintetico, mettendo in evidenza alcuni punti, quelli su cui sono in totale accordo e sono la maggior parte, alcuni su cui non voglio dire che sono in disaccordo, ma che secondo me rappresentano delle questioni aperte. Allora, partirei da alcune, diciamo, citazioni di relazioni che sono state fatte proprio ieri, cioè cito testualmente: il MAS, stiamo entrando in un buco nero. Oppure il MAS, questo sconosciuto. In effetti, come appunto si dice, il diavolo sta nei dettagli. È ora che iniziamo a capire meglio tutti quanti, anche noi addetti ai lavori, quali sono le potenzialità e che cosa significa fare MAS. Effettivamente stiamo capendo anche che ci sono delle questioni che vanno attenzionate. Sono state messe, io le voglio ripercorrere, attraverso i quattro livelli di MAS che sono stati presentati in più di una relazione. Allora, primo livello di MAS è quello che riguarda l'informazione integrata, cioè il MAS è sicuramente fornire informazioni integrate sui servizi. Allora ci sono delle precondizioni. La prima precondizione è l'acquisizione di dati, ok? Questo è il primo tema, secondo me, rilevante. Acquisizione dei dati significa acquisizione dei dati di offerta, acquisizione di dati in tempo reale. Acquisizione di dati in tempo reale, mi perdonerà qualcuno, però non può avvenire attraverso soltanto gli smartphone, ma deve essere un'acquisizione dei dati che avviene da chi offre i servizi e quindi attraverso un telecontrollo delle flotte, quindi l'acquisizione dei dati presuppone un AVM, presuppone appunto che ci sia poi una effettiva possibilità di integrazione, presuppone che ci sia poi dopo la possibilità anche di acquistare questi servizi, quindi che ci sia la bigliettazione elettronica. Meglio ancora se la bigliettazione è integrata. Quindi queste sono tre precondizioni rispetto alle quali ieri ho sentito alcune cose che mi hanno un po' allarmato. Per esempio, sull'acquisizione dei dati, noi abbiamo visto le esperienze delle grandi città. È evidente che le grandi città stanno molto avanti. Tutte le grandi città sono dotate di sistemi di telecontrollo delle flotte, quindi di monitoraggio in tempo reale delle flotte. Ma non ci dimentichiamo delle centinaia di città medie e piccole. Allora noi non possiamo pensare soltanto al MAS per le città metropolitane. È chiaro che hanno la priorità. È chiaro che è lì che ci sono i principali problemi. Però badate che le quote di 70-80 arrivano anche al 90% di utilizzo dell'auto nelle medie città e nelle piccole città. E quindi anche lì c'è da attaccare, appunto, e da fare shift modale. Quindi, rispetto a quello che a chi ha detto o a chi sostiene non c'è bisogno della sperimentazione, siamo pronti, e attenzione, non tutti sono pronti, non tutti stanno allo stesso livello. Sperimentare è necessario per evitare di fare errori. Secondo, integrazione. Noi abbiamo parlato di integrazione dei servizi. L'integrazione dei servizi avviene in nodi che sono infrastrutture, quindi avviene in stazioni, avviene in parcheggi. Ora, queste infrastrutture devono garantire un interscambio seamless, come si dice, e soprattutto sicuro. Chi ne risponde? Io posso anche offrire un servizio di interscambio e posso anche vendere un servizio park and ride, e poi quindi parcheggio e... però devo stare attento che poi all'interno del parcheggio mi posso muovere in sicurezza, mi posso muovere agevolmente, non mi devo perdere. Oppure anche nelle stazioni la stessa cosa. Poi, come dici? Esatto, benissimo. Quindi chi risponde? Attenzione quindi anche al tema delle infrastrutture.
Sono secondo livello, no, sempre per restare, scusatemi, al primo livello e quindi all'acquisizione del dato. Il dato quindi deve essere certificato. Ecco, abbiamo visto delle esperienze molto interessanti e sicuramente esperienze importanti, quelle che hanno traguardato appunto le regioni in questi anni. Però ora abbiamo un qualcosa in più. Abbiamo un modello che è Mass for Italy, che stabilisce ovviamente dei protocolli, ma anche un modello a cui riferirsi per condividere i dati, almeno i dati di offerta. Ok, quindi questa è una cosa che vorrei anche rinforzare, una cosa che diceva il professore Mauro ieri. Sì, i modelli locali, fino ad ora abbiamo assistito appunto allo sviluppo di piattaforme MaaS locali, però ora abbiamo un indirizzo centrale, che è quello di condividere i dati secondo i protocolli europei, certo, ma condividere i dati di offerta in questo in questa data repository, in questo data sharing system. Quindi questo lo dico perché forse alcuni enti dovranno un po' rivedere la policy che hanno avuto finora rispetto al MaaS. Ognuno ha il suo ruolo. Io per gli enti pubblici vedo soprattutto, per gli amministratori pubblici vedo soprattutto un ruolo che è, insomma, è più orientato alla fornitura di servizi e infrastrutture di qualità e alla abilitazione, quindi alla acquisizione di tool, strumenti che permettano poi di reperire quei dati da trasferire poi al sistema centrale. Questo sistema appunto del DSSRF, come è stato chiamato. C'è un tema poi che sempre riguarda a livello 1 è stato sempre richiamato, è che trasformare il dato non è tutto, bisogna trasformare il dato in informazione. Si è parlato di neutralità dei dati, si è parlato di privacy, di affidabilità e qualità. E questo è un tema molto importante che riguarderà chi poi questi dati dovrà gestirli e utilizzarli per fornire servizi, per fornire informazioni, per intercettare anche nuove domande per il trasporto pubblico. E qui ancora una volta non so se il ruolo del pubblico è quello di regolamentare, non poi questo è un tema, cioè come utilizzare poi questo dato, se stabilire delle regole oppure lasciarlo al mercato. Passiamo al livello 2 di MaaS, che è quello appunto di cui abbiamo visto delle applicazioni molto interessanti e molto avanzate, che poi è proprio il cuore, cioè la prenotazione e la vendita di servizi integrati. Qui abbiamo visto appunto esperienze di successo anche sviluppate dalle regioni, dalle città. Ecco, però quello che non è emerso secondo me è quello, la difficoltà che c'è dietro la realizzazione di queste applicazioni. Fornire servizi e vendere servizi integrati significa aver prima interagito con tutta la pletora di fornitori di questi servizi, stabilito dei contratti one to one, B2B, che è un'attività, secondo me, estremamente onerosa, non facile, e questo è un tema che volevo appunto evidenziare. Sempre rispetto alla prenotazione e alla vendita, ancora una volta c'è il tema il tema della regolazione, cioè che può essere declinato su più livelli. Uno, e veniva citato anche poco prima, chi è responsabile poi di del servizio che viene fornito, quindi un tema di liability. C'è un tema poi di possibili incentivi per sviluppare questi servizi, e poi un tema di
privacy. Nel momento in cui io vendo un servizio, a quel punto ecco, passo dal dato di offerta, che è un dato abbastanza neutro, a un dato di domanda e quindi so, ho un'informazione su chi ha acquistato quel servizio, un'informazione su un'informazione sulle persone che utilizzano quindi un'informazione sulla domanda che è un tema appunto che rappresenta appunto una ricchezza. Un patrimonio comunque non necessariamente da condividere, però c'è un tema poi di privacy e di utilizzo di questo dato. Il livello 3 secondo me è un livello quello in cui ci sarà, secondo appunto la letteratura, secondo la schematizzazione proposta, ci sarà un unico provider, quindi un unico supplier di servizi, è un tema che secondo me non è molto rilevante, vale a dire che potrà forse esistere soltanto in realtà piccole, ma non è neanche necessario. Invece il tema 4, il livello 4, scusatemi, che è il livello delle policy, cioè il MAS di livello 4 e il MAS in cui, e questo è stato anche messo in evidenza, il MAS in cui la piattaforma viene utilizzata proprio come canale di comunicazione con gli utenti per implementare anche politiche ambientali, sociali, che siano anche politiche che riguardano le altre dimensioni della sostenibilità. Quindi per esempio attraverso politiche di tipo nudge, no? Che spingano gli utenti a utilizzare soluzioni più sostenibili, magari comunicando per ogni soluzione anche l'impronta carbonica, oppure politiche che integrano la soluzione di mobilità con anche altri servizi, non soltanto il turismo, per esempio, cioè io fornisco le informazioni anche, diciamo, relative ai bisogni, ad altri bisogni degli utenti, ma e qui il MAS potrebbe diventare un MAC, Mobility as a Community, vale a dire uno strumento per abbinare ai servizi di mobilità anche servizi per piccole comunità, quindi servizi per esempio di commercio di prossimità, pensate ai piccoli centri, oppure servizi sanitari. Ecco, il MAS... Scusa Pierluigi, perché chiudo. Siamo... Chiudo. Il tema, sì, chiudo soltanto con due cose. Il tema del digital divide e dell'affordability, che veniva citato anche ieri, l'esperienza di WIM dimostra che gli utenti che utilizzano di più il MAS sono gli utenti compresi tra i 30 e i 50 anni. Quindi ci sta un tema di anziani e un tema di giovani. E quindi questo pone un tema di digital divide per gli anziani e di affordability per i giovani. Ultimo, me lo devi concedere, io sono un docente universitario, nell'ecosistema e quindi nei relatori che hanno appunto partecipato oggi è mancata secondo me l'università. Qual è il ruolo che l'università può avere, il mondo della ricerca può avere in questo settore? Ne voglio citare soltanto due. Sempre nell'ottica che ognuno deve fare il suo mestiere. Uno, come l'università come certificatore terzo della qualità del dato. Secondo, l'università per monitorare dall'esterno le implementazioni del MAS che ci saranno. Grazie. Grazie Pierluigi, mi scuso ma non volevo fare troppo tardi, quindi adesso chiamerei per le conclusioni. Ringrazio ovviamente tutti i relatori e chiamerei per le conclusioni l'assessore alla mobilità del Comune di Roma Eugenio Patanè e il presidente di TS Italia Rossella Panero. Prego. Allora grazie brevemente, senza rubare troppo tempo, sono state giornate molto interessanti, ricche di spunti e di diversi punti di vista, diversi punti di vista delle istituzioni, abbiamo avuto i ministeri, le regioni, ovviamente le città, quindi le realtà comunali, diverse imprese sia pubbliche che private, e questo complesso secondo me di punti di vista ci restituisce un panorama certamente variegato, ma allo stesso tempo ricco,
che ci fa uscire da qui però con, secondo me, con una consapevolezza diversa rispetto al percorso che dovremo fare nei prossimi giorni, mesi, anni. Partirei da un dato. Non dobbiamo mai dimenticarci che noi siamo qui per raggiungere e perseguire degli interessi pubblici. Cioè, vorrei che questo rimanesse, diciamo, al centro della nostra discussione, della nostra riflessione, anche tornati nelle nostre, nei nostri uffici e nelle nostre case. Cioè, il MAS, a mio avviso, deve rispondere, il MAS o la MAS, poi questo è un altro... È un altro... io dicevo la mobile, ma loro dicono il mobile, ma va bene. Dubbio questo. Va bene. Deve rispondere, secondo me, ad alcune domande, no? Almeno la domanda che l'assessore fa, ma che il sindaco fa, che il consigliere comunale fa, che il dirigente di un comune fa, sono diverse. Primo, e ovviamente noi la vediamo dall'ottica delle grandi città, ma penso che sia comune. Cioè, quale quota modale tu riesci a spostare dall'automobile ad altri mezzi di trasporto, collettivi, in sharing, eccetera? Quale quota di inquinamento tu riesci a diminuire attraverso questi sistemi? Quanto riduci l'evasione tariffaria? Quanto semplifichi la vita ai cittadini? Ora, tutte queste domande ed altre che raggiungono e perseguono l'interesse pubblico devono essere al centro della nostra azione quotidiana. È evidente che l'operazione win-win rispetto al mercato è un'operazione decisiva, però se non si parte dall'interesse pubblico, poi, diciamo, diventa complicato anche declinare il perché stiamo facendo, diciamo, determinate cose. Questo mi sembrava il primo punto da sottolineare, ma che è emerso, diciamo, nel corso di queste due giornate. Il secondo punto è che il ruolo delle città grandi è certamente decisivo. In alcuni interventi è stato sottolineato come non può essere solo giustamente una questione di grandi città, però la massa critica è lì. I problemi più importanti, appunto, da un punto di vista di interesse pubblico, li abbiamo lì, ed è giusto che il Ministero sia partito da lì, che i Ministeri siano partiti da lì. E poi questo può essere anche certamente allargato, perché il messaggio forte, appunto, che passa da queste due giornate è quello di dire: noi dobbiamo lavorare in un'ottica nazionale, non esiste un MAS che non sia pensato, ragionato in ottica nazionale. Perché? Perché quella semplificazione, quell'interesse pubblico, quegli obiettivi non possono che essere di carattere nazionale. E qui c'è un terzo messaggio, secondo me, un terzo punto che vorrei sottolineare rispetto a queste due giornate. Cioè che c'è un ruolo complessivo importante, decisivo, della classe dirigente che si è riunita qui, diciamo, in questi due giorni. Cioè la classe dirigente che... nell'innovazione tecnologica legata alla mobilità ha il compito pioneristico di portare avanti questi obiettivi. E non è soltanto una classe dirigente di livello politico, di livello amministrativo, ma è anche professionale, delle università e delle aziende pubbliche e private. O si ragiona, appunto, in un'ottica di sistema che parta dall'interesse pubblico, oppure ho paura che, diciamo, tirando per la giacchetta da una parte all'altra, si facciano disastri. Allora l'ottica deve essere un'ottica proattiva, secondo me, ma di squadra, e un'ottica, appunto, di sistema complessivo che ci occuperà nei prossimi mesi. E qui nascono le prime necessità che mi pare di poter cogliere come una sintesi della discussione che è stata fatta. La prima, che abbiamo la necessità oggettiva, obiettiva, di far sì che
diventi qualcosa diventi concreto, cioè che noi diamo una concretezza ai nostri cittadini. E un cittadino non sa tutte le cose che noi abbiamo detto oggi, non le percepisce, abbiamo detto dei nomi che se usciamo di qui li diciamo a qualcuno non li capisce, non li comprende. Un cittadino ha bisogno di avere rapidamente un'app, ha bisogno rapidamente di avere in mano qualcosa che concretizzi tutti i discorsi che noi abbiamo fatto oggi. Poi il vero obiettivo è esattamente questo, cioè dargli qualcosa di concreto. Ecco perché, per esempio, il tema di avere rapidamente dei mass operator che entrino diciamo in funzione diventa un passaggio a mio avviso importante, cioè un mercato di mass operator che diventi reale, concreto, operativo, in modo da poter far toccare con mano che cosa stiamo facendo e di che cosa abbiamo discusso nel corso di questi giorni. E allo stesso tempo, legato a questo, a mio avviso c'è il grande tema dei tempi, cioè dell'accelerazione appunto dei tempi, sia da parte come dire, di noi, cioè della parte pubblica, delle amministrazioni, dei ministeri, eccetera, sia anche in relazione a questo da parte delle imprese che a vario titolo si trovano ad operare, a partire da questo, diciamo, famosa definizione di questo acronimo, di questo DSNSRF, chiamatelo Pippo, chiamatelo Antonio, è una cosa insopportabile. Però ecco, a partire da cose, diciamo, così importanti, così preliminari, così pregiudizievoli rispetto appunto a questa accelerazione, noi dobbiamo riuscire a dare appunto un'accelerazione. Io penso che TTS Italia debba avere questo compito, cioè il compito di essere acceleratore da un lato e presidio, fulcro intorno alla discussione, ma anche appunto sentinella di quello che si sta facendo, sia appunto da parte dell'amministrazione pubblica, ma anche da parte delle imprese. È evidente che adesso, al di là della battuta o di luoghi comuni, come dire, abbastanza approssimativi che ho sentito, l'atteggiamento è l'atteggiamento quello sbagliato, no? Quello che tende a rivendicare, tende a, come dire, a raccontare la situazione. Noi non siamo nella fase di chi deve raccontare che cosa è, cosa funziona, dove non funziona, cioè la classe dirigente non deve fare questo. Ci si aspetta dalla classe dirigente che invece abbia un ruolo proattivo, perché dirigere significa che devi portare avanti qualcuno che sta dietro di te, che non sa le cose. Se tu mi racconti quello che è successo, non stai avendo un ruolo proattivo, ma stai avendo un ruolo di resoconto, di descrizione, ecco. Noi siamo invece in una fase, appunto, si parlava di salto nel buio, di buco nero, di sì, ci sono dei livelli di indeterminatezza che oggi ci fanno diventare dei pionieri di un nuovo sistema. Ed è evidente che questa è una cosa immensa, grande, una rivoluzione. Però, come diceva Eisenhower, cioè, a forza di fare cose piccole, sto diventando piccolo anch'io. Ecco, l'augurio che vi faccio è di occuparvi di cose grandi in modo da diventare tutti quanti grandi insieme. Grazie. Grazie all'assessore. E poi è anche divertente inventare il nuovo. L'avventura è sempre interessante per l'uomo. Prego, Rossella. Davvero, giusto due parole. Io penso che questa domanda, il MAS è veramente un'opportunità per l'Italia che abbiamo ancora qui di fronte, sia stato molto giusto farla, e devo dire che, oltre che esprimere la mia grande soddisfazione per questo evento, per cui ringrazio tutti, ma ho ancora in serbo qualche ringraziamento specifico che ci tengo a fare, ci farà lavorare ancora più incoraggiati nel prossimo periodo, perché la risposta a questa domanda è stata sì, assolutamente, su tutta la linea, detta da soggetti molto diversi, che hanno ruoli molto diversi. Io la domanda l'avevo interpretata nel primo dei tre modi che ha detto Raimondo, cioè proprio con il dubbio. Il MAS è
veramente un'opportunità per l'Italia, proprio perché è giusto avere il dubbio, perché secondo me il dubbio porta ad agevolare il confronto, a sentire le opinioni di chi più è favorevole, di chi meno favorevole. Quindi la risposta è comunque stata sì, quindi noi andiamo avanti con una grande soddisfazione per questo evento, con la voglia di fare che ho percepito che va molto oltre gli interessi dei singoli, che sono legittimi da rispettare, ma che a mio avviso mi ha fatto proprio percepire anche nel lavoro che è stato fatto e che verrà ancora fatto da tutti, una passione di chi è consapevole di essere anche attore di un cambiamento importante che può impattare su tutte le persone, che parte sicuramente da strumenti tecnologici, ma che ha veramente un impatto, può avere un impatto sulla vita di tutte le persone, che può essere anche considerato un'occasione unica di natura straordinaria. Quindi ringraziando veramente tutti i partecipanti, i relatori, le istituzioni, gli sponsor, rivolgo un mio personale particolare ringraziamento allo staff di TTS Italia, a Olga Landolfi, a Leonardo Domanico, a Laura Franchi. Vi chiedo un applauso per loro, perché per noi che siamo, come dire, un'associazione che ha uno staff di persone che lavorano con grande impegno e grande professionalità, è stata una sfida importantissima organizzare questo evento. Credo, insomma, di poter dire che ne siamo tutti molto soddisfatti e vi diamo appuntamento, speriamo, a seguire le sperimentazioni di Mass for Italy in tutte le varie città, ma continuando parallelamente a discutere di tematiche che non sono verticali sulle sperimentazioni delle singole città, ma sono trasversali, perché questo progetto diventi davvero, sia davvero un progetto di respiro nazionale. Grazie a tutti, arrivederci a presto.